Eccoci qua, non so se mi vedete, mi sentite. Vediamo un po'. Allora, scusate, questa è una nuova situazione, quindi devo vedere un po'. Uè, Jason! E ci siamo, va bene. Ciao Paolo, ciao Capo Svapo, buonasera ragazzi, buonasera a voi. Ciao Alessandro, come sto? Al solito ragazzi, come stiamo un po' tutti naturalmente, eh? Periodaccio, periodaccio veramente. Allora, questo lo possiamo attivare. Scusate ma sono con un portatile, sto facendo una prova. Ciao Gigi, buonasera Antonio. E allora, un attimino. Ok. Allora, qua ho salutato tutti quanti voi. Beh, che dire, ho deciso di fare una live anche se molto tardi, perché poi per spostarmi ha richiesto anche un attimino di tempo, di situazione, quindi lo so che mi vedete non perfettamente perché devo mettere una luce in più che mi manca, quindi un po' di pazienza. Ciao Alessandra Cara, ciao. Uè, Silvione, buongiorno. Buongiorno. E quindi metterò una luce diversa. Perché questa, se me la giro completamente, è un faretto, io sciorbo, quindi è messa un po' laterale, vedete, una zona d'ombra, ma metterò una luce classica che avevo anche di là. Un po' di pazienza ragazzi, perché qua è giusto per poter ritornare a fare un po' le live anche in questo ambiente. Mia moglie è di là, così non abbiamo problemi. Mi sto un attimino sistemando, sono con la webcam del portatile, quindi quella è. Ehi Peppe caro! E quindi un po' di pazienza, quindi un po' di pazienza. Io non so se mi vedete, mi sentite, se sentite la musica in sottofondo, fatemi sapere un pochino tutto, perché non so se si sente, francamente lo sapete che non lo so se sì, dovrebbe essere partita, il microfono dovrebbe funzionare. Vabbè, datemi qualche feedback perché purtroppo, come dire, dunque, microfono è questo, ok. Allora, ogni tanto si blotta, a me lag ogni tanto. Allora, naturalmente sono in, non sono direttamente col cavo di rete, sono in wifi. Abbiamo messo un aggeggio perché è venuto l'amico mio oggi che mi ha messo una cosa che potenzia il segnale del wifi. In ogni caso, più di così al momento non posso fare, perché viceversa devo portare il cavo, 10 metri di cavo, insomma, era una cosa ridicola. Non ha funzionato un altro sistema, che era con le prese di corrente che trasformava in wifi il segnale elettrico. Non ha funzionato, abbiamo dovuto adottare questo sistema. Spero che vada, non vi dico perfetto perché non è perfetto, però meglio che niente. Si blocca spesso, che dirvi? Grazie Raffaele, grazie, buonasera a te. La Guccia. Mentre la connessione ogni tanto si blocca, comunque avanti tutta. Ora cerco di vedermi perché io non mi vedo ovviamente. Vediamo un po' come siamo. Faccio segni. Perché mi sto guardando. Beh, non sarà fluido, certo io sono a 1270, la webcam è quella che è, ragazzi, non so se con un'altra, però
può andare meglio, ma qui insomma sono un attimino un po' sacrificato, quindi vabbè, vediamo un attimo come va. Non è il top, lo so, ragazzi, che devo fare. Allora, chat dal vivo, sono qua. Ok, qua mettiamo questo. Dunque, adesso sembra andare, si sente un fruscio audio tipo phon acceso e spento. Il fruscio che senti tipo phon probabilmente è la ventola di questo portatile che riscalda molto e che è un trattore, in effetti, lo so, ma io a questo non posso far nulla, nel senso. Trattore era e trattore rimane. Ciao Paolo carissimo, come va? Come va? Siamo qua. Andiamo avanti, che dobbiamo dire? Comunque siamo gli unici pipistrelli, ma quelli veri, questo sicuramente. Oh, Binno Trattori, il nick più incredibile che mi ha fatto sempre veramente dal primo momento. Binno Trattori. Top, top, top. Allora, che mi tira qua? Ecco, se io mi sdiva, allora, se io mi provo a sdivacare, allora, ragazzi, io qua non sono con la mia poltrona, sono con la sedia dove ho messo un rialzo morbido, però qua non mi vedete più, forse mi vedete scuro. Eh sì, mi vedete scuro, devo stare un po' più avanti. Se non metto una luce. Devo mettere una luce, lo so, non ce l'avevo perché ce le ho di là, per staccarle era un casino. Quindi dovete pazientare, non ci sarà una grande qualità. Io spero che l'audio vi arriva non con troppo ritardo. Ciao Alessandro Mei, ciao carissimo. Non so se ti avevo salutato, ti risaluto. Si blocca come se non ci fosse un domani. Ah, ecco, bene. Ciao Hypercube, secondo me va bene per quattro chiacchiere, dai, ragazzi. Il wifi dovete tenere a mente che le connessioni con io resto a casa sono milioni. E indubbiamente un cavo diretto di rete va meglio di un wifi. E per quanto abbiamo messo qui l'aggeggio, una specie di spina che si mette. Che cattura, è stato fatto il setup per collegarla di là, che sicuramente è meglio di un segnale classico di wifi, è un po' più espanso, ma quello rimane. Dunque, ciao carissimo Paolo, come va? Come un po' a tutti, insomma, diciamo, periodo complesso. Il problema è che hanno diminuito la qualità del segnale per poterlo fare a tutti. Si fa quel che si può, l'importante è stare insieme. Grazie Piero, sì, in effetti probabilmente c'è anche questo, ragazzi. Se la facessi di là andrebbe sicuramente meglio, magari non al top di sempre, come dice Piero, che il segnale viene distribuito su tutti, però io qui sono tranquillo. Mia moglie è tranquilla di là, così ho trovato un compromesso. Al momento abbiate pazienza. Stile vecchie pellicole cinematografiche. Perfetto. Vabbè, Amarcord del resto può essere solo stile pellicole, vecchie pellicole. Va benissimo per fare qualche altro chiacchiere. Esatto, non è che ci dobbiamo vedere graficamente chissà che cosa. Il minimo sindacabile, lo so che non è top di qualità, ma del resto qui la qualità. Serve, no, fa piacere, però voglio dire, il momento è quello che è, quindi quantomeno stiamo insieme, insomma, perlomeno spero che questa la prova la sto facendo, come vedete, da solo, ma prossimamente la dovrò anche provare con StreamYard, quindi vedremo che cosa esce. Ora siamo in guerra, accontentiamoci, è vero Peppe, è vero, sì. Manca Giodà, spero che venga. Uè, caro Andrea Omnitano, buonasera a te, e un caro buonasera anche alla Giulia, se tu la vedi o la senti. Prova ad avvisarlo, ciao Marco, non so se ti avevo salutato, comunque sì, grazie, avvisalo che a me fa solo piacere.
Io non ho idea né quanti siamo né come siamo perché io no, come al solito non vedo nulla. Nuove restrizioni, sì, le ho sentite. In sostanza credo che fermano un pochino tutte le attività. Io ho sentito l'edizione straordinaria del primo ministro su Facebook. Vabbè, insomma, ragazzi, non è che possiamo stare con tutti i numeri che abbiamo. Speriamo di fermarla nel più breve tempo possibile, anche se ancora un po' di tempo ci vorrà, sinceramente. Sarebbe il caso di togliere la password di tutti i modem, anche per solidarietà. Le password di tutti i modem, in che senso? Buonasera Lepro94, buonasera a te. Dunque, 31, 31, che è 31, 31? Ah, quanti siamo? Siamo 31. Ah, beh, ammazza. Buonasera a tutti. Amitano, ok, l'avevo salito. Susina cara, buonasera a te, buonasera. Buonasera a te, naturalmente, e al buon Stefano. Ok, ci siamo. Allora, ragazzi, io mi sono pure dovuto portare 8 box. Tu dici, ma perché 8? È perché io so così, se poi mi va di svapare con un'altra. Perché anche di svapo, chiaramente, insomma, si chiacchiera anche di questo, cerchiamo di, diciamo così, distrarci, ecco, in questo momento certamente non semplice. Servizio elettrico, siamo sempre con te, vieni anche a distanza. Ah, ecco, oramai arrivano tutti gli avvisi per fare le operazioni da casa e non farci uscire. Giustamente, anche se io devo uscire da 2 a 4 volte al giorno perché devo fare l'insulina a mia mamma, quindi devo comunque uscire. E va bene così. Mia moglie invece da oggi è in assenza secondo il decreto, l'articolo 26 del nuovo decreto del 17 marzo, quindi lei fino al 30 aprile sta a casa, non in smart working, perché per quello che ha può stare a casa. Detto questo, dunque, allora ragazzi, qua io chiaramente mi sono perso sicuramente della roba. Dunque, sarebbe molto meglio se fumassimo ancora le bionde e tantissime cose per tutti quelli che sono colpiti da questo virus. Infatti, Piero, dici bene, un caro pensiero a tutti quelli che non ci sono più, a tutti quelli che sono chiaramente in trincea, i medici, i paramedici, il personale infermieristico, le forze dell'ordine, insomma, farmacisti, tutti quanti, i medici di base. Cerchiamo di fare quello che possiamo fare noi, cerchiamo di rimanere a casa. Chi può rimanere a casa rimanga a casa, naturalmente, perché insomma il momento è quello che è, quindi dobbiamo bloccare questo avanzamento che non è poca cosa. No, Giulia è via, Giulia è via, sera, ok, Giulia è via, ok. Ormai buongiorno, infatti, buongiorno. Luca carissimo, sono ancora vivo, lunedì rientro in trincea in ospedale, in bocca al lupo, in bocca al lupo Luca. Luca lavora in ospedale, quindi è una persona, anche lui di trincea, quindi ti raccomando, fai attenzione, molta, tanta, è sempre in bocca al lupo. E grazie per quello che fate tutti. Dunque, i nostri veri eroi, infatti. Dunque, non ringraziare, sono certo che dopo questa guerra si dimenticheranno della nostra esistenza. Non sono d'accordo, Luca. Personalmente dico, è ovvio, non sono affatto d'accordo. Questa è un'esperienza che ci segnerà per parecchio tempo, nei modi, nello stile di vita, nei rapporti. Ci vorrà tempo prima di, e non credo che verrà dimenticata. Insomma,
Rendiamoci conto che delle situazioni di questo tipo dobbiamo risalire, insomma, che ne so, alle pestilenze, al tempo di guerra e quant'altro. Quindi stiamo parlando di cose che personalmente credo nessuno di noi abbia vissuto in prima persona. Quindi, insomma, non penso che con facilità si possa, come dire, dimenticare o non pensare quelli che si sono sacrificati, quelli che hanno lavorato 24 ore al giorno, se non 24, quasi 20, continuamente in maniera estenuante, quindi non esiste che si possano dimenticare assolutamente. Nella direzione, sanità prima di tutto, e infatti si è veramente trascurato negli anni tanto, e poi vedete quando serve ci sono poi problemi. Ciao Filippo Maria Rossi. Ormai è segnato interamente nei libri di storia, sicuramente. Ciao Alberto Celi, ciao caro. Pensieri dei dirigenti politici e regionali ci odiano, ora non lo danno a vedere perché sarebbe impopolare. Bah Luca, vi odiano, ma cioè è stupido comunque perché non ha molto senso a mio modo di vedere. Poi che vi odiano i politici e i dirigenti, eccetera, sappiate che noi non vi odiamo affatto, e noi siamo, ecco, voglio dire, lo zoccolo duro perché siamo tanti. Poi certo, i politici e i dirigenti poi fanno quello che magari non dovrebbero fare, lo potrebbero far meglio, però noi siamo dalla vostra parte. Finita questa diva di guerra nucleare, certo ci manca solo quella. Uè, carissimo Giorto, un abbraccio anche a te. Uè, Ilario, carissimo, ho visto solo adesso. Qual è il discorso? Ma guarda, qui non è che abbiamo un discorso, nel senso che io faccio partire una live anche se a quest'ora, perché comunque siamo in compagnia, siamo tutti a casa, come è giusto che sia. Passiamo chi vuole un po' di tempo insieme, non c'è un discorso particolare, ragazzi. Io non vi nascondo che faccio fatica a fare anche i video e malgrado ho delle situazioni, non ho, diciamo, quella grande, li devo fare sicuramente, però non ho quella tranquillità, quella, insomma, quel trascinamento che chiaramente c'era prima, questo è ovvio. Ci stanno dando magari le tende, gli autisti di autobus hanno le mascherine FFP3, a noi danno quelle chirurgiche, lo so, guarda Luca, questo è vergognoso. Uè, Antonio carissimo, Antonio 75, buongiorno a te, anzi, no, giusto, buongiorno, perché oramai si può dire. Un saluto a te, a tutti quelli che sono in chat in questo periodo. Per me cambia ben poco, poiché io lavoro sempre nel mio studio a casa mia, e questo da tantissimi anni. Beh, Claudio, ma pure io sono da tanto tempo a casa. Cioè, anzi, non ti vi nascondo che per assurdo mi trovo ad uscire in questo periodo, ma per delle necessità, per forza di cose, perché devo ottemperare a una situazione familiare. Quindi, ma se no, io da tanto tempo che. Ciao Massimiliano Poggio, che sto a casa. Se qualcuno l'ho saltato nei saluti, mi perdoni perché io sapete che già non sono uno bravo. In più sto schermetto del portatile non è per me il top. Mirko Legittimo, ciao carissimo. Come stanno le cose qui? Beh, qui cominciano ad aumentare i casi, speriamo che vengano controllati, perché qui se dovessero, come dire, progredire in maniera massiccia, c'è ben poca speranza. Non abbiamo una struttura e strutture che possono sopportare la situazione. Marcordo e lo Zidane Ibra vince dello Swap addirittura. Usi ancora l'Ubertut, Mirko? Sì, è di là l'Ubertut, non l'ho portato di qua, ma sì, come no. Scusami, sto male, Antonio 75. Non so se ti riferisce la situazione, ma da questo punto di vista non è che stiamo tutti bene, naturalmente, anzi. Buonasera Adriano 74. Luca Caldarigi, ciao, una lezione per tutti, e spero che serva da lezione, però secondo me con la globalizzazione succederà sempre più spesso, spero di sbagliarmi, ma che dirti.
Non lo so. Certo, insomma, una cosa così è bella pesante, insomma. Continuo a lavorare, non mi è cambiato nulla, Massimiliano, è in bocca al lupo per chi continua a lavorare, deve continuare a lavorare, chiaramente fate sempre tanta attenzione. Io l'avevo fatto la mattina in forma live, ma non lo so mai perché non ci hanno fatto il tampone. Se non sei grave, non ti fanno il tampone, lo so, solo asintomatici. Lo so. Ma uno il tampone se lo può andare a fare pure da solo, nel senso pagandolo. Perché ho capito, da quello che ho capito, costa 30 euro fare il tampone, almeno così mi è stato riferito, non so se è così o no. Cioè questo io non lo so, perché il tampone poi prima di operarmi ho dovuto fare il tampone perché a Ravenna esigono il tampone per essere, come dire, negativi allo Streptococcus aureus, una cosa del genere, quindi mi hanno fatto il tampone. L'ho dovuto fare, gliel'ho dovuto poi mandare. Quindi penso sia una cosa analoga, anche se questo serve per trovare ben altro. E quel tampone non lo pagai, ma lo pagai anche relativamente poco. Non so questo quanto costa. In forma lieve, ok, Luca, non avevo capito. Devo fare il secondo tampone per vedere. Antonio, stai attento perché. Fai attenzione, Antonio. No, te lo fanno loro, ma te lo fanno loro perché, vabbè, se uno c'ha i sintomi, ma se uno lo vuole comunque fare, diciamo così, perché lo vuole fare e lo vuole pagare, c'è una cosa che credo si possa fare, non lo so poi come funziona. Quindi in verità il tampone può farlo, poi vai a analizzarlo. Ok, sono 11 giorni che non esco, farò anche un po' di pane arabo in casa per rimandare. Vabbè, Gecchino, buongiorno a te. Mandare la spesa, rimandare la spesa. Ok. Beh, da questo punto di vista io le poche volte, perché non è che ci tengo molto ad andare a fare la spesa, ma le volte che devo andare a fare la spesa, chiaramente io ho tra l'altro le stampelle e non peraltro, ma le uso perché devo usarle, non posso non usarle e quindi non faccio le file, mio malgrado, perché io mi metto in fila, ma poi dal supermercato mi fanno entrare subito lo stesso, quindi io non ho, però ho visto file, insomma, non indifferenti. Dunque, rimandare, ciao Gecchino, vuoi là, ciao Salvatore, ciao Giugio, ciao carissimo, ma non svapi oggi? Sì, soltanto che come al solito quando mi metto in paro con la chat non riesco, intendeva light, sì, lieve voleva dire, sì, dunque. Comunque sono contento di questa live, siamo tutti nella stessa barca, questo sicuramente. Dunque, solo a me salta la connessione. Sì, ragazzi, sicuramente ci sono delle difficoltà, non è il top della qualità, lo so. Sono asintomatico, sono stato male, quello del Covid-19 lo fanno loro. Ah, ok, Antonio, ok. Ti raccomando, Antonio. Ti raccomando. Non vedo più. Come non vedi più? Non mi vedi più? Ogni tanto ti blocca il video. E ragazzi, sicuramente io non sono al top, però sappiate che si va tutti un po' meno meglio di prima, quindi si è bloccato. Sì, lo uso ancora l'Ubertut, Mirko, ma cioè mi è riapparsa questa cosa o me l'hai riscritta? Uè, Tommy tipo tosto carissimo, salta anche a me, da pipistrelli ci capiamo, tutto bene salvo, tutto bene una parola, ok adesso riesco a vederti, ecco no ragazzi ditemi perché io qua, cioè ragazzi vi ho detto la situazione qui è questa, sicuramente di là sarebbe andata un pochino meglio, ma
Abbiate pazienza. Probabilmente ci sono tanti asintomatici. Fauci sintomatici. Sicuramente ce ne saranno tanti. Ehi, hey, Highlander. Ciao, caro. Amara, ancora il puri di 18 mm, vorrei prenderlo. Tommy, il puri di 18 mm lo scambiai tempo fa per una situazione. Non ce l'ho. Prenderò il plus comunque. È un problema di sovraccarico sicuramente. Ragazzi, sì, è un problema di sicuramente. E poi tra l'altro io sono in wifi, anche se ho messo il coso lì che ti aumenta il segnale, eccetera. Però, ragazzi, quell'è. Hobby notturno ci sono, magari hotel. Domani per il momento sta andando tranquillo. Lo so, va, no, va come va, eh. Ragazzi, vi saluto e vi do la buonanotte a tutti. Ciao Adriano74, grazie di essere passato in chat. Un caro abbraccio, e stai sempre in campana, che è quanto mai importante. Ciao Carlo Liberali, ti sento bene, ma l'occhio mi andava sul balletto di Ciao Darwin, che in un certo senso merita. Immagino. Dunque, Faber Morse, ciao, volevo chiedere nello Spica Pro per regolare l'afflusso di liquido, devono ragazzi, io vedo piccolo, comprimere dei fori. No, aspetta un attimo. Devo comprimere dei fori perché giro giro, ma non compare nulla. Ah, devono comparire, l'aroma ne risente poche bolle, gusto cattivo. Faber Morse, io lo Spica Pro non lo uso da diverso tempo e sinceramente non me lo ricordo. Per poterti rispondere, devo andarlo a vedere perché non me lo ricordo. Se c'è una gestione del liquido, è chiaro che io adesso non me lo ricordo. È chiaro che devono essere certamente i fori devono, perché sennò come si alimenta? Questo sicuro. Però per poterti rispondere, abbi pazienza. Devo andare un attimino a vederlo perché non me lo ricordo, non usandolo da parecchio, non ce l'ho focalizzato. Che vi state svapando? Beh, io ho qua un po' di tutto, i miei soliti comunque. Spazio svapo, io ti vedo solo a 144. Ragazzi, io sono a 720 sicuro. Lo so, mi vedete male, ma sì, che devo fare? Vedrò di sistemare meglio per quello che io posso sistemare meglio perché sono in wifi. Proverò un attimino, farò altre prove. Ma io qua ho anche in passato l'ho fatte qui delle situazioni. Certamente non sono il top, però ora si va ancora peggio. Ciao Giuseppe Caiazzo. Quindi le aziende sono chiuse. Giorto, per aziende che intendi? Le aziende di vaping o stai parlando in generale? No, le aziende di vaping non sono chiuse, stanno piano piano ritornando. Se parli di quello che stasera ha detto il Presidente del Consiglio, pare che chiuderanno l'attività delle aziende produttive, non di diciamo così di prima importanza, sotto che dove la produzione non costituisce, come dire, un problema di grande importanza. Questo ho capito io. Uè, Vincenzo carissimo. Luca, anche a me, ma è normale, YouTube ha abbassato le risoluzioni di tutte le live. Vabbè, ragazzi. Dunque, qua ci sono questi messaggi in attesa di revisione. Ma quale messaggio? Ah, questo? Ah, beh, sì, perché hai messo i cosi, adesso lo mostriamo. Dunque, però qua mi è saltato il mondo. Amar, non ce la faccio, vado a collegarmi qualche ora, buon proseguimento. Ciao Marco, carissimo. Ma no, certo, ci mancherebbe. Io sono partito tardi stasera, ma comunque la volevo fare in ogni caso, tanto siamo più o meno tutti a casa, chi ce la fa, chi meno, ma comunque era giusto per darvi un saluto. Ce l'ho qui lo Spica Pro, l'asola è un po' insidiosa da vedere quando è aperta. Ah, ok, Ilario. Ecco, bene, quindi Faber Moss, c'è l'asola che devi fare
fare attenzione perché sennò poi non ti alimenta. Ciao HSB91. Allora, io crollo, ciao, ciao Peppe, buon riposo, buon tutto e sta in campana. Dunque, allora, sto svapando lo Sweet Vanilla sul Dwarf. Lo svapai l'anno scorso, d'estate e per un attimo mi sono ritrovato lì. Beh, tanta roba allora. Va benissimo. Dunque, tra le nostre la tua si vede e si sente, il mio PC fa schifo. Uè, sì, carissima, buonasera. Mi sto svapando nel gate il Ginevra, un gin lemon, sul Fresion Virginia. Bravi! Amar, ma sei in piedi? No, sono seduto, non sono in piedi. Mi avvicino perché... Ragazzi, è un portatile, quindi io già ho una vista stratosferica. Qua ci siamo, qua ci siamo. Qua sono arrivato, sì, posso mettere qua la cosa. Meno male che Svapolis ha messo il link nel gruppo, se no me la perdevo, come al solito nessuna notifica. Sì. Io tra l'altro ho... Non ho avuto il tempo di neanche di avvisare perché non sapevo a che ora partivo. Avevo in mente di farla questa sera perché volevo anche provare la situazione come andava e lo so, va come va, però è una giornata che cerchiamo di sistemare. Poi il segnale, ragazzi, è quello che è, ho capito, ma io più di questo, da questa postazione, non potrò fare. Di là forse andrà un tantino meglio perché il cavo di rete è diretto. Qui sono in wifi, torno a dire, anche se un wifi potenziato, ma wifi rimane. Mi sa che sei più comodo di là, sicuramente sì, non ho portato la poltrona, ragazzi, perché ho dovuto già portare la stufa, insomma, già per sistemarmi qui ci ho messo più di un'ora, perché io tra l'altro piano pianino, anche se mia moglie ha dato una mano, qui c'è tra l'altro di tutto in questa stanza che è poi il salotto. Materiale, perché dovevamo rifare il bagno, ci siamo fermati naturalmente al momento, quindi non vi dico e non vi conto. Dunque, ma va benissimo, tranquillo, vabbè dai, si sta insieme. Sì, ragazzi, non saranno live di qualità. Mi volevo sparare. Eccolo qua, qua mi sparo The Lord English Mixture. Sì. Sì, infatti si sta insieme. Sono fatti per quello, per fare quattro chiacchiere insieme, per parlare di cose importanti e di cose più leggere, come al solito. Certamente il momento è quello che è, lo sappiamo, però. Siamo qui per raccontarci un po' di vita insieme. Allora, dunque, il Wacker Claymore Vapor è una bomba, però dopo di te faccio fatica a risentire a Roma. Hai capito? Sto spiga però mi sta facendo dannare, in compenso mi consolo con il Sobrani ad sull'Espro 1.3. Vabbè, tanta roba. Capo Svapo mi sono iscritto. Capo Svapo c'è un canale, scusami, ma sai, non sto neanche girando più di tanto in verità. Di più l'odore con l'odore fuori in aria, basta che ci sei, Amar. Vincenzo, grazie, no, io ci sono, soltanto che dovendo uscire più volte al giorno faccio più fatica a fare la famosa live mattutina perché io già devo uscire la mattina intorno alle 8, 8 e un quarto perché devo andare a fare il primo controllo a mia mamma è la prima insulina, poi devo tornarci intorno alle 12, 12 e mezza e poi a secondo dei casi ci devo tornare anche dopo. Quindi sono delle situazioni non semplicissime da gestire, ma va bene così per carità, non è che... Bulldog, buonasera, buonasera a te. Bisogna adesso i fisici chiuderanno i negozi fisici.
Tommy, non lo so, sì, può anche essere, sì. Vorrei provare un aroma simile alle pipe, qualcuno consiglia le pipe. Dunque, le pipe è una mixture in sostanza. Io le pipe dove lo sto svapando? Lo sto svapando qui, lo sto svapando qui, ed a me piace. Sì, live rigorosamente in prima serata. Sì, in primissima, almeno per quello che mi tange la primissima serata. Io ho fatto una piccola scorta per fortuna, ma non so se durerà un mese. Ho preso le motion di Farmacondo, non mi va proprio giù. Ho dovuto aggiungere del cioccolato. Io non ho le motion, qual era? Le motion. Qual era quel tabaccoso? Qual era quello tabaccoso? No, io quei liquidi lì che ho provato perché me li aveva mandati, a me sono piaciuti molto sia la liquirizia che la cingomma, la Brooklyn. Nessuno ha detto che chiuderanno, si limiterà la produzione industriale di roba non strettamente necessaria. Ecco qua. Emotion che cosa contiene? Mi pare fosse un tabaccoso l'Emotion, se non ricordo male ragazzi, ma perdonate la mia super memoria. Dunque, Salvatore, Emotion di che? Salvatore, anche tu fai running? Ovviamente, Modem, Latakia, Dwarf, MTL. Mi era mandato un giorno solo, mi hanno trovato di più il Clamor Vape. Non mi ricordo, il Clamor Vape, ma io li lascio sempre un po', Al di là che dicano subito, io comunque di mio li lascio. Ehi Mariolino carissimo, grande abbraccio. E poi per le English Mixture, infatti. Dunque mi sono perso, sì. Dunque vorrei provare i nuovi organici distillati di Saper Favor, non li ho provati. E che English mi consigliate? Bella secca. Sì, ma di tabacco niente da fare. Lo so, infatti, a me non ne ha mai saltato, devo dire. Dunque, qua ci siamo. Visto di 24 ore va bene, Radio Papizza ok, qua ci siamo. Ok, ciao Mariolino, ok, bacio a tutti i ragazzi. Te ne vai, sì, bacio a tutti perché ci stai salutando. Ci sono. Ciao Mariolino, mi sta per fare, sono spaziale. Ok, sono arrivato così. Un attimo. Qui che c'ho? Qui c'ho il barley del Blender, quello super atomico concentrato là. No, rispondeva solo di rivolto. Ah, ok, sì. Ok. Facciamo pure una svapatina un po' diversa, tanto per ridere. Di Vincenzo l'ho anche allungato un po', occhio, sarà il 9-8, mi sembrava che asfaltasse un po'. Il barley della Blender ti piace, lo consigli come all day? Il barley della Blendfield io lo sto svapando, il barley dunque. Lo slow vape è quello super concentrato. Ok, poi quale altro stavo svapando? Come Barley, quello della Clamor Vape e ovviamente quello della tabaccheria.
A me sono piaciuti sia lo slow vape sia il clamor vape, quello della batteria. Lo conosco, ho ritirato anche i 4pod, sia il Barley che il Kentucky. Non li ho ancora provati, non ne ho avuto il tempo. Ah, ma io le nome della tabaccheria li preferisco sfavare subito, facendo di volta in volta boccetta, dice, si lascia, mi sembra che perdono molto sapore, ma del resto quelli sì, sono tutti, insomma, sono agita e svapa, però diciamo che generalmente io, tra l'altro, svapando aggiro le situazioni, ma pure se lo preparo e ci faccio una svapata, comunque poi maturano da soli, nel senso che inevitabilmente, prima di fare un tank, quando vado a rifare l'altro, già sono passati giorni. Marco Brunazzo, carissimo, buonasera a te. Se vuoi davvero mandi un messaggio su WhatsApp. Ah, non lo so che cosa. Non mi sono perso quello che ha detto prima Silvio, sicuramente. Però in generale ho notato che alternando liquidi diversi in più atom li sento meglio tutti. Sicuramente sì. Vissi con le live di Salvatore si arriva tranquillamente al cappuccino e cornetto. No, no, possiamo arrivare pure. Pure al pranzo, se volete, non c'è problema. Dipende quanto riesco a stare qui, perché voi sapete che io ho una gamba destra che mi duole alquanto, però insomma, ecco, io dovrei stare così, tipo spaparanzato, ma se sto così, io praticamente la chat, perché se, che vedo. Tra l'altro, per non avvicinare troppo il portatile. Mi sono munito di. Mi hanno dato una tastiera e un mouse col cosino dietro, col ricevitorino. Perché se no la webcam era troppo vicina, veniva una schifezza. Già così non è il top, figuriamoci. Vedremo un attimo, perché io una webcam ce le ho attaccate dietro al computer, non mi va di staccarla, però una luce la metterò, una luce. Ma non sto fare una luce di quelli là, insomma, vedo di procurarla. Adesso stanno pure chiusi, quindi che mi procuro. Vabbè, dunque, mi sono perso sicuramente. Dunque, no, qua ci sono. Oggi ho fatto 70 biscotti, sono coperta fino a domattina. Brava Sissi, quando ne fai 170 me ne mandi qualcuno. Per me va bene, e qualche notte che mi tocca alzarmi che non dormo. Salvatore, la domanda, ma il dwarf che usi, il clone, come ti ci trovi? No, Gecchino, il dwarf, questo è l'originale. Avevo preso il clone, mi pare, di Copperweb, se non ricordo male, ma poi l'ho dato via, quindi io ho solo l'originale al momento. Mi trovo bene, ma mi trovo bene anche con la replica, quindi io già sonno, quindi probabilmente ci vediamo a pranzo. Alexander, che problema c'è? No, ma poi se vuoi, ecco, anche in tarda mattinata, una para di cornetti, una para, tu dici, dove li trovo? Li fai in casa, c'è tutta una notte. Ti prepari, impasto, certo, impasto un po', lo devi fare un po' rapido, quindi vabbè, pazienza. Come si suol dire dalle nostre parti, inchiumbano sopra pancia. Se ci metti molto lievito fai lievitare rapidamente, però pazienza. Leggi da un cellulare e stai spaparanzato. Cioè, leggo la chat dal cellulare. Ma cosa fai nella vita tu? Ma guarda, io ho fatto tante cose. Al momento non faccio assolutamente nulla perché avanzo soldi perché ero un consulente aziendale da tante parti. Al momento sto bello tranquillo in generale, diciamo così. Dunque, io voglio le orecchiette. Buone. Vediamo un po' se Sissi dice una cosa giusta. YouTube, e dunque, vado qua, faccio il tuo canale,
ciò appunto dal vivo, quindi io clicco dal vivo, tolgo l'audio perché ora parte. Vado qua, faccio il tuo canale. Sì, non riesco a togliere l'audio. E ciò Dove appunto si dal trova? vivo, quindi io clicco dal Maledetto. vivo, o qua faccio il tuo Un canale. Sì, attimo, non riesco vabbè. a togliere Tolgo l'audio. l'audio così. Che non so dove cavolo si toglie qua. Sicuramente c'è dove. Ah, ecco la riconnessione. Si vede una bella cagata, una schifezza unica. Vai, riconnessione, poco male, lo so. Alessandro, signore, dunque, le orecchiette, ok. Ah, ecco, sì, me lo posso vedere qua così, è vero. Bella idea, sì. Però sicuramente poi questo mi si spegne se non sto là. Devo mettere display sempre acceso, no? Dunque, allora facciamo così. Dunque, che ho fatto? No, questo va giù qua e ci siamo. Sì, ma se usi il cell non ti consuma più internet. Certo, perché anche no, il cell non è in wifi. Ho sganciato il wifi e sto andando con la mia scheda, quindi non mi consuma più internet. Non vado col wifi, non incide. Abbassa la risoluzione del video sul cellulare al minimo che usi, meno banda. Ma io non sono in wifi, sono con la scheda, quindi non influisce sul wifi, quindi non ha importanza. Secondo me, forse il macerato che si sente poco, condivido. I prossimi saranno. Ok, quindi lui mi rimane acceso. Gli devo fare il fatto di Peppe. Il fatto di Peppe è il fatto apposta. Quindi aspetta, andiamo in impostazione. Faccio display sempre acceso. Display. Sospensione per ora mai. Ok, così non mi si stuta e non devo stare lì a fare il cliccamentus. Andiamo di nuovo qua. Ok, ora però ci voleva l'appoggino. Aspetta un attimo, se io trovo. Dai, così com'è? Così è una cacata. Aspetta, una schifezza. Scusate, ecco così penso che vada. Non devo manco. Ora non mi si spe. Ah, sì, mi piace. Sì, grazie, gentilissima. Vedete, le donne hanno una presenza. Vedo una beata, ma comunque. Stirare, voce del verbo spegnere. Ah, ecco. A volte più roba si mette, meno si sente. Sicuramente io qua sul cellulare c'ho un ritardino in più. Infatti sto vedendo che prego caro. La solo è così, evidente. Ragazzi, vado a notte. Gecchino, ciao carissimo, un abbraccione, buon tutto, ci vediamo a cena. Sì, diciamo cioè, ci possiamo cominciamo con la colazione, poi arriviamo fino a pranzo. Sì, in effetti così posso stare un po' più comodo. Forse voi mi vedete però più scuro, io non lo so come mi vedete, ragazzi, io qua. Comunque, ragazzi, accontentatevi. Ma la musichetta di sottofondo vi arriva? Perché io l'ho regolata come le solite, o non vi arriva, o è una schifezza, o cosa? Va bene, Amaro, ok, quindi mi vedete. Stutare correttore, stutare. Sì, bisogna stutare. Spengere o spegnere. Ah, fatemi prendere la mia mixture number 2. Qua le batterie, l'unica cosa che non ho controllato sono state le batterie. Speriamo che. Tranquillo, stai comodo e non preoccuparti, la musica è molto bassa, ma va bene, molto bassa. Io l'ho messa al volume di sempre, che era meno 37, che oramai ce l'ho stampato in fronte, ma se volete, ve la sparo a tutto volume. No. Molto dal tipo di aroma. Ti vedevo più scuro prima. Ora è meglio. La musica si sente. Ah, vai. Ah, ora va meglio. Ah, va bene, dai. Ok. Inclina un po' lo schermo verso il basso e ti vedremo. Dov'è? Perfetto. Allora, inclina un po' lo schermo verso il basso.
L'ho inclinato, che ne so se l'ho inclinato giusto, va comunque. La differenza per me è che gli altri cambiano nota ad ogni boccata. Ciao Simone, ciao carissimo. Sì, probabilmente sì, ora mi vedete dritto, prima mi vedevate. Vabbè ragazzi, ma io non sono abituato a queste. Io di solito ho le webcam esterne, qua sto usando quella proprio per. Che tra l'altro non è che la posso regolare, perché le webcam dei notebook probabilmente non ho idea nemmeno di come si regolino, ma non credo manco che si regolino. Perfetto, così, ok. Ok, era meglio, meno male. A me la rete ballerina, qua a me balla tutto, sì, immagino. Prova a girarlo un pochino verso la tua sinistra. Ma che cosa? Il computer a sinistra. La mia sinistra è questa, cioè devo girare così. E che cambia, scusate? Ma sei sempre l'unico salvatore top, capirai, top. Grazie Mariolino, ma qualcuno ha già provato i non filtrati di Arzad? Eh no, mannaggia, io non li ho provati. Assolutamente, perché secondo me questo è il migliore, ok. Non siete soli, confermo anch'io. Non so chi, se ho saltato sicuramente qualcosa. No, era per l'ombra alla tua destra. Ma e ora è migliorata? Ottime inquadrature. Diga Alexandra, la rete è usata molto anche a livello sanitario. Mi è stato riferito da un medico, perciò hanno abbassato la risoluzione anche su YouTube. Ragazzi, lo so, ripeto, sicuramente di là andrò un tantino meglio. Magari ecco, il 720 sicuramente è meglio, però accontentiamoci, dai. C'è la musichetta, si sente Luca. Io l'ho messo la solita giusto per avere un attimino di sottofondo. Spero che non disturbi. È regolata come è sempre regolata, però ripeto, qui ho dovuto rimpostare un po' tutto ed è un po' di giorni che ci lavoro perché non mi si attivava la licenza di Windows che c'ho regolare tra l'altro, poi si è attivata, poi ha fatto 3000 aggiornamenti, non l'accendevo da tanto sto portatile, quindi insomma. Relax, perfetto. Ciao XBit, ciao caro. No, va bene così, siamo in compagnia, perfetto. Ma già va meglio la live, scorre più fluida. Ah sì, non ho fatto niente io. Cioè spostai solo il clean eye, ma non ho fatto una beata di niente. Si sale tutto bene come sempre. Ok, come sempre. Io la sento benissimo. Vabbè, ma tu usi forse le cuffiette del cellulare. Io, lo sapete, non sento niente. Voi dite, ma perché hai messo le cuffie? Perché sono un idiota. In effetti, io non ho bisogno delle cuffie. Cioè, mi sono reso conto che non ero con altri. Cioè, non ha senso, non hanno senso le cuffie. Cioè, come faccio qua? Che è? Come le tolgo? No, devo sganciare questo. Vabbè, va. Un attimo, per favore, che c'ho il filo che mi si intrippa. Ma perché mi si intrippa qua? L'ho passato dentro. Vabbè, facciamo così.
Facciamo così, lo liberiamo un attimo. Le cuffie in effetti non mi servono. Ecco, le andiamo a schiaffare qua di lato. Non capisco perché devo stare con le cuffie, sinceramente. Va bene. Allora, dunque, però ti stavano bene le cuffie, dai, ho capito, lo so, mi stavano bene, però non ho necessità delle cuffie, ragazzi, cioè, e non devo sentire niente, quindi, però ti stavano bene le cuffie, e questo l'ho capito, mi stavano bene, va bene. E dunque, anch'io sono più dentro Merlo che non me l'aspettavo. Questa live notturna si erano addormentate le notifiche. Sì, infatti, lo so, ragazzi. Io non è che avviso, faccio, dico quando è, parto. Giusto per, quindi mi dovete perdonare. La prossima volta faccio i proclami, faccio le premiere, perché si usa fare premiere contro premiere, avviso, super avviso, già 4 giorni prima, possibilmente anche 5. E io queste cose non le faccio solitamente. Non. Come dire, chi c'è c'è, chi non c'è pazienza. Dunque. Amarci sopra di sempre in modi diversi, capirei. Io purtroppo. No, spero più che altro di. Ma al momento non so se posso procurarmi una luce, che tra l'altro avevo preso dai cinesi e non ho nessun problema ad apprendere una luce dai cinesi. Non so se sono aperti, ma credo di no, teoria. E quindi dove la prendo sta luce? Vabbè, poi vediamo, dai. A questo proposito è giusto comunicarvi che i ragazzi di Vaporesso, che mi hanno mandato del materiale, devo dire, mi stanno mandando anche altro materiale. Mi hanno scritto e hanno detto che a tutti i loro partner italiani stanno mandando anche delle mascherine. Quindi è un gran bel gesto, li ringrazio. Comunque, insomma, al di là di ogni situazione, anche loro ancora non sono usciti completamente, anche se forse pian pianino la situazione è migliorata. Ed è sempre un gesto di grande solidarietà. Apprezzato molto, perché qua si fa fatica a trovare mascherine e quant'altro, al di là che li compri di qua, compri di là. Io ho degli ordini che ho fatto perché io devo uscire sempre. Anche mia moglie è andata sua mamma, quindi le mascherine, al di là che so bene come funzionano, però andando, sai, a casa di persone anziane, quantomeno cerchiamo di tutelare più loro che altro. E dunque, che mi sono perso? Dunque, mi sono perso perché qua sul cellulare sto bene. Che è WhatsApp? Tre messaggi. E WhatsApp, ora io come lo leggo? Secondo voi devo leggere WhatsApp? Chi è che mi scrive WhatsApp? Cioè, non mandi la Premiere, non scrivi nella community, non ci fai partire di tutti i tuoi intrallazzi. Fetus. Ma no, che intrallazzi, poveretto di me. È stata una grande vittoria personale. Ah, ecco. Dunque, con la mia ho perso le speranze. Scusate, non so chi mi ha whatsappato, ma devo andare a vedere. Dunque. Ah, ecco, mia moglie mi ha mandato un WhatsApp. Cronaca, carenze, mascherine, sanitizzarle, riusarle. Ah, mi ha mandato un articolo, poi lo leggerò. Dunque, va bene, questo qua è la mia sorella, ci siamo, ok, posso tornare. Allora, alla situazione, mi poso il cellulare in posizione iperstrategica. Va bene, dunque, beh, no, dunque la mia persona, la Zoomic ha fatto il miracolo,
La Xiaomi, meno male, la Xiaomi Mix non l'ho provata, mannaggia. Sono riuscito a convincere un collega di lavoro a provare lo svapo ed ora sono 2 mesi che non fuma. Bene, bravissimo, fai per morso. Bravo, bravo. Salvatore, comunque, con Ctrl più puoi aumentare la grandezza della chat del PC. Con Ctrl. Ah. Cotolette, mulingiani. Ma forse devo. Aspettate che qua mi si è ingrifato il mondo, non capisco perché non. Bene, ah ecco, ora funziona. Scusate un attimo, faccio con che? Con Ctrl C, con Ctrl C. Ah, posso poi fare. Ah, sì. Ah certo, adesso è diventata gigantesca. Spostati che non vedo niente. E dai, però, Mari. Ah, perché prende. Ah, sta prendendo i comandi ora. Allora vedrò una chat così. un attimo, ragazzi. Un secondo che qua sono in rovina completa. Sì, no, ora è enorme, non vedo niente. No, ho esagerato con i control. Cotoletta qui, quindi devo fare control meno, immagino, control meno e aspettare un quarto d'ora. Esatto, sì, control meno. Sì, control meno. Adesso che ho fatto control meno, se volessi schiaffargli qua la cosa, non vedo più una beata. Però questo lo posso stringere così, tanto non mi interessa vederlo grande. Però stringiti, no? Ah, non si stringe. E qua dall'alto si stringe. Ah, sì, si stringe. Però non più di tanto. Vabbè, questo è. Però posso anche spostarlo così. Ma sì, lo sposto così. Qua gli do la cosa, una botta. Vedete la finezza? Ecco. Un'altra botticella. Scusate un attimo, ragazzi, abbiate bontà. Dunque, qua posso alzare. Sì, no, perché poi però vedo 2 messaggi, quindi figuriamo. Va bene così, va bene. Ok, qua ci sono. Posso schiaffargli il fatto apposta. Va bene. Oppure aprire la parte della finestra della chat di YouTube sul PC, aumentare la grandezza. No, no, va bene, ora la vedo anche lì. No, no, Ctrl più. E Ctrl più ho fatto, soltanto gli ho menato troppe volte. Mi è venuta fame, non posso aspettare la colazione. Bella fetta, una bella fetta, con la Nutella. Sentivo ieri sera Pippo di SMC il micro da Dacia Glamour, ok. Ctrl più rotellina in avanti sul mouse. Che valo, c'è ragione, non ci ho pensato. Fai Ctrl meno. Sì, fa tutto a posto. Le mascherine chirurgiche chiuse in ospedale hanno una durata massima di 3 ore. Dopo perdono potere filtrante. Capirai. Io ne ho ordinate. Ho ordinato un po' di tutto. Quello che ho potuto ordinare l'ho ordinato. Non so quando arriverà comunque. No, vabbè, in uno ho preso un corriere, mi costava 15 euro solo di corriere, perché qua mascherine non se ne trovano, Cioè, come non si trova da nessuna parte. Dire la verità, sono indispensabile, indiscutibilmente indispensabile, sì. Non si discute. Ragazzi, ma avete letto la notizia che in Giappone hanno un farmaco che cura il coronavirus? Si chiama Avigan. Ho sentito un po' di tutto, ragazzi, ma quindi io non ho più la necessità qua di Ciccio. Quindi Ciccio può andare qua adesso, gli posso pure dire 15 secondi, va bene, perché sennò sto coso si fonde. Va bene, ok. No, perché io, bene o male. Aia. Non è vero, niente farmaco.
Io ho sentito, ho letto, stanno sperimentando, stanno facendo, stanno dicendo, però penso che ancora ci vorrà probabilmente. Ecco, credo che al momento il farmaco per l'artrite reumatoide sia quello che forse sta dando qualche risultato, ma non come vaccino, ma giusto per la polmonite. Non si trovino, infatti. Io ho solo la mascherina normale che usavo quando grattavo il muro. Magari ci metto qualche garza per andare a fare la spesa. Ragazzi, appunto, è un minimo, bisogna comunque indossarlo. C'è poco da fare. Sì, il fruscio e la ventola del PC che ora sento abbastanza potente, di quella proprio tosta. E ma là posso farne niente, ragazzi. Non so manco che ore sono. Dunque. Ah, l'1 è 40, 1 è 48, eh. Ma 1 è 48, ammazza. Prestissimo. La protezione civile in un piccolo comune irpino nei prossimi giorni consegna la mascherina a tutti. Nel piccolo comune irpino. Ehi, Giada, ma chi se ne frega delle passeggiate? Chi se ne frega di andare al mare? A me mancava Marone. Grande, Giada, grande. Scusate se io non so, credo di essere più di un gruppo e non ho avvisato nessuno, nel senso che non sapevo nemmeno, quindi poi. No, forse a Silvio avevo detto qualcosa in proposito, ma poi non ho avvisato nessun altro. Comunque sarà ancora una cosa lunga e se tanti non cambiano atteggiamento sarà anche peggio, infatti. Peggio di così significa esercito, coprifuoco totale. Quello mi tange non cambia nulla perché io dovrò comunque uscire in ogni caso perché non c'è nessuno, non è prevista per gli anziani l'assistenza sanitaria in questo senso, cioè gli portano la spesa, i farmaci, ma altro in effetti non è previsto e mi rendo anche conto. Prendere un infermiere privato. Ci ho provato, ho parlato con più di uno, mi hanno chiesto 20 euro al giorno per un mese, sono 600 euro. Mia mamma è pure pensionata, insomma, non è il top al momento. E comunque preferisco alla fine, facendo sicuramente sforzi, perché non è facile guidare in continuazione in questa situazione mia, però andare io mi sento più tranquillo anche per mia mamma, che non comunque, per quanto un professionista, che però fa questo di mestiere, gira di casa in casa, che già dobbiamo subire sempre le mani fatte altrui. E vabbè, stiamo al completo, dai, Giuda. Ma io ho letto cose incredibili, tipo che il virus lo hanno rilasciato volontariamente i servizi segreti inglesi, americani, russi, lo so, di tutto di più c'è, lo so, ho letto anch'io. Ma a meno che ci deve, si deve stare a casa, infatti, si deve stare a casa, state a casa. Io tra l'altro amo stare a casa, ripeto, io devo uscire, ma per questioni di vera necessità, perché se no non uscirei, ma neanche se mi spalassero la strada con dollari e marchi tedeschi che ci sono ancora. Manca il signor Pontis. Pippo, Pippo, è vero, ma Pippo a quest'ora vedo che dorma. Mi sa che dorma. Dorme. Non vedo manco la Simona, Smooth, ma penso che anche lei a quest'ora riposa, mi sa. Ci sono persone che credono che la Terra sia piatta, quindi non dobbiamo stupirci di una nuova, infatti, non mi stupisco di nulla, e sinceramente in questo momento. Cioè, se qualcuno lo avesse rilasciato apposta, è un criminale di guerra e dovrebbe scomparire dalla faccia della terra. Viceversa, che è la cosa che invece penso, se è andata come è andata,
non lo dimenticheremo facilmente. Ragazzi, non scrollate esageratamente, non perché io vedo tre messaggi alla volta, perché vedendoli più grandi. Dunque, ah no, qua posso scrollare. Ah sì, a meno che anzi la situazione. Ah, ma qua ci sono. Va bene, questo c'era arrivato. Ragazzi, io l'immagine scolpita in testa di camion militare con le bare, sì. È quella che la dimentica. E sì, domattina Popontis si deve svegliare presto, altrimenti si trova imbottigliato nel traffico in corridoio per andare in. Ah, ecco. Uè, Ivan, carissimo, buonasera. Ma perché lo mette? Aspettate che abilito questo messaggio che mi è andata, che mi era andato in moderazione. Credimi, per lavoro vengono molte persone a chiedermi, devo tagliare l'erba perché poi mi cresce troppo, devo andare a tagliarla. Condivido il pensiero di Svapanta. Ah, io l'avevo perso, ma che serve sapere da dove è venuto fuori il virus? L'importante è fare prevenzione, ci sarà tempo per fare comprensione. Esatto, sì, l'avevo saltato, scusate, qualche volta mi capita di saltare, quindi non vi dispiacete. Perché avete detto Giuda? Eh sì, domattina. Ah, ecco, questo l'avevo letto. C'è un laboratorio, classe di 4. Hanno controllato dai cinesi e li devo tirare per gli americani, controllato dai cinesi, ma proprio non andare in guerra lo hanno fatto passare come incidente. Ma che ne so, ragazzi. Io so che ci sono migliaia e migliaia di morti. Ah, ma mi consiglio un buon tabacco affumicato. Un buon Kentucky, un buon Kentucky. Vabbè, io svapo quello della tabaccheria, e quindi voglio dire, te lo consiglio sicuramente. A me piace. Qui c'è un'altra moderazione. Che pizza, queste moderazioni, però, eh. Beh, magari sapendo che avesse messo in giro, si potrebbe andare a prendere a calci nel culo. Per farsi dare l'antidoto. Buona idea, Giuda. Tu che hai le branchie polipose, vedi un po' di scoprire. Buon latakia. Kentucky, latakia, ok. O meglio, il vaccino. Esatto. Altri ci mette sempre la gente. Forti, grandi colossi. Ma quanto lo fai la tabaccheria? Raffaele, guarda, io. Contrariamente a quanti mi hanno suggerito una diluizione più bassa, che proverò, li ho sempre fatti al 10, tranne il latte in purezza. Io li ho fatti tutti al 10, il barley, il Kentucky. Però mi hanno detto che abbassando un po' la concentrazione si riesce addirittura ad avvertire meglio alcune situazioni. Non ho mai provato. Ragazzi, scusate se perdo qualcosa, ma a volte salta la connessione. Sapessi quanti ne perdo io, sì, figurati. Non hanno più mascherina, stanno usando i sacchetti della spazzatura. Sì, l'ho visto. Ma quello per coprirsi, non hanno più le tute lì che mettono loro. Era detto dire che c'è una cricca che fa certe cose e rimane impunita. Comunque nel mistero, dato che non viene mai provato, lo so, Ilario, ma adesso in questo momento ci dobbiamo preoccupare di altro, poi si vedrà. Ciao Alex. Ciao Alex. Ciao, scusate, Paolo carissimo, Paolo Spetale, grandissimo fotografo e videomaker. Ma parli da solo o che sta estratto? No, Raffaele, io. No, scusami, non te l'ho detto, io parlavo dell'estratto normale, non da solo in verità. Da solo li ho provati, ma io preferisco gli estratti. Sempre i soliti Rothschild, va bene da solo, grande Paolo Spedale, grande. Grazie dei consigli, Raffaele, di che? Ho detto che non serve saperlo ora, allontano soltanto l'attenzione dalla prevenzione, perché credere in un complotto fa credere che ci sia già un antidoto, appunto. Per lavoro ci hanno dato delle mascherine che sembrano i ricambi dello. Sì,
Lo Swift Mafia, ma ragazzi, ma veramente, cioè. Ma pure i medici di base, il medico di mia mamma non aveva una mascherina, se le sono dovute comprare e le hanno trovate. Cioè, veramente, dai. Ah, ma giusto per scaramanzia, togli, io resto a casa, non vorrei avesse il solito successo di Vaping is not. No, ma io il resto a casa l'ho scritto per ricordare di rimanere a casa. Qui non bisogna votare e quindi, come dire, non bisogna dare carta d'identità che ha scandalizzato il mondo. E quindi penso che mi auguro che non porti male, ma un minimo. Dai, non bisogna fare niente, dai, alla fine. Vaping is not tobacco era, capisci, era troppo complicato perché la gente doveva collegarsi, doveva prendere il documento che puntualmente non te lo trovi subito a portata di mano, poi bisogna scrivere mouse che poi puntualmente non funziona bene perché. Allora, ce l'ho qua, vedi, e non devi fare niente, basta stare a casa, punto. Stop. Voglio io indosso una divisa dal punto di vista della prevenzione, siamo quasi a zero. Infatti, purtroppo sono già deciso dei colleghi. Infatti, lo so. No, il complotto può esserci anche senza antidoto. Giusto preoccuparci ora della salute, ma si può anche fare due ragionamenti. Sicuramente sì, però al momento, ti ripeto. Bisogna preoccuparsi della prevenzione della situazione, il resto poi ci sarà tempo per vederlo. Uè, Caposvapo, un grosso abbraccione e grazie per aver partecipato alla chat. Io non so, non ho capito se hai un canale, se ce l'hai vedrò di venirti a visitare, sinceramente. Scusami se non lo so, ma non è che sto girando molto su YouTube. Quando uscirà questo incubo, usciremo di casa rotolando, sì, sicuramente, e tra l'altro, sicuramente separati, divorziati. Ci saranno gli avvocati, si faranno ricchi a palate, sicuro. Ovviamente cerco di sdrammatizzare, vabbè, ovviamente sì. Mi fa una sfavatina. Aspettate che io qua c'ho il problema della gamba destra, quindi ogni tanto devo cambiare la posizione, quindi, che è quella che è. Io fuori mangiare ogni 4 ore ho accelerato il metabolismo e sto dimagrendo. Ah sì. Ah, io potrei provare a mangiare ogni 15 minuti, chissà che succede. Che divento sipilitico così. Va bene, ah, ma quello che c'è, quello che è brutto si deve dare la manina per portarlo a fare quello che deve naturalmente fare il base, lo so. Quando tutto sarà finito, fra le altre cose che rifaremo con più, si spera, intelligenza, si dovrà organizzare lo svapo day. Ok, non c'è problema. Aspettate ogni tanto devo cambiare un po' posizione nel senso, ma non è la sedia. È la mia gamba, quindi ogni tanto mi avvicino, poi ovviamente vabbè io adesso dovrei non abbasso che mi va bene così. Fatemi anche appoggiare un po'. Marco, prima vado a dormire, è sempre un piacere vederti. Buon proseguimento e notte, a presto. Ciao Marco, un abbraccione e grazie per aver partecipato alla chat. E sta in campana. Ok, prossimamente mangerò un maritozzo con la panna in diretta. E dove lo pigli? Sono tutti chiusi. Tutti chiusi, però attenzione, ci sono le pasticcerie che portano a domicilio. Non so se avete capito, sì. Non solo quelle. E quindi, insomma, teniamola a mente. Io mi devo procurare i pasticciotti in qualche modo. I pasticciotti, che boleriri, Alessandro, che boleriri, Alex, che vuoi dire?
Grazie a tutti della compagnia, sempre un piacere. Buonanotte. Faber Moss, buonanotte, un abbraccione davvero. Che qua ogni tanto esce liquido, ovviamente. Eh sì, esce. Due palle perché mi scola dal forellino qua. Sto fitoso. Sì, è così, un pochino dal noi. Ogni tanto poi non mi scrivete, ma anche a te ti perde. Sì, ogni tanto esce da qua, così perché deve farmi il dispetto. Non c'è un motivo, non è questione di cotone, di guarnizione, è questione che è fetoso, fetosissimo. Senza se e senza ma, però ecco, non capita ogni tanto. Ogni tanto ti senti un poco strano, dici che è lui, che è come il bambino quando fa il rottino, capisci? Te lo fa sulla spalla e tu di solito metti una salviettina. Cioè io dovrei tenere così. No, vabbè, ma non è che capita spessissimo. Dunque, Svapanta spiega i pasticciotti. Ecco appunto, a me manca ancora la compagnia di mia mamma che è mancata 7 mesi fa, ma non ho immaginato come sarebbe stato con lei qui in quelle condizioni in cui era, è appunto ilario. Vabbè, comunque, in qualche modo avresti fatto. Sto scendo una volta a settimana per la spesa. Io esco tutti i giorni, 3-4 volte al giorno. Vabbè. E vorrei uscire una volta a settimana per la spesa. Con tanto di amarena. Non è che scopazzo per l'amarena, però. Pasticciotto uguale, tipo dolce leccese. Una frolla, 8x5x3. 8x5x3. E il deck com'è? Ripiena di crema, crema pasticcera, cioè crema bianca, crema non cioccolosa, cioccolattosa, che a me piace assai. Vedi, Giuda, poi da sola mi viene in mente che so cucinare. È grande, Alex. Sto svapando sull'Etna più picco squeeze per paura di andare in secca. Squonco troppo e allago spesso. Esatto. No, questo invece è dispettoso, lui lo fa apposta, dice, ah, sei bello tranquilla, paff, e ti fai una pisciatina, così ti impari. A me non perde niente. Duaro con Madre Lataria, esplode 21 con Keras Relax. No, vabbè, Duaro non perde nemmeno, se lo piglia a martellate. L'Espro 2.1, non ricordo, se forse fa un po' di trasudazione dal pin, ma niente di che. Cavolo, l'architetta si vede in questo 8x5x3, hai capito? 8x5x3 ha dato le dimensioni. Ah no, quando sarà andiamo tutti dalla sorella. Esatto, sono andato a memoria, preferisco le cose salate. Cose salate sono pure buone, ma noi subito con tovagliolo a portata di mano. E infatti subito, immediatamente, come vedi, la prima cosa che ho portato qui sono stati i due tovaglioli, perché mi sono detto questi servono comunque, ma in ogni caso io ho tovaglioli in tasca, in tutte le tasche ho tovaglioli sempre e comunque. Un buon vapor sa che il tovagliolo ti salva la vita, insomma. Salva la vita no, però serve. Mi faccio una svapatina da questo in tenore MTL, ma fa un po' ridere. Dunque, io non dirlo a me, sì, oggi ho fatto ciciri, ciciri e tria, non li mangiavo da 4 anni. Ciciri sono i ceci, la tria però non so che cos'è, che è una verdurina? Cioè sono broccoletti, che sono? E comunque a Parabita fanno i pasticciotti salati anche con le rape, cimici di rapa per i profani, ottimi, buoni i cimici di rapa con le orecchiette poi. Ciao, saluto la chat, amico da vedere, grazie alla compagnia, ciao Mariolino, un abbraccione, davvero, e stai in campana. Cucito e tria, pasta e ceci. Le tre sono un formato di pasta.
alla tria. Sono le sì, ho capito. Ho capito, tipo strozzapreti. La tria è un tipo di pasta fatta in casa, ok, ok. Dopo che ho capito che ne acquisterò un altro, Duarva, mi trovo troppo bene, e il DPT secondo me è azzeccato. Sì, sì, Barba e Duarva, ragazzi, tanta roba. Riacquistiamo una posizione un po' più distesa. No, sono stile linguette rettangolari. Ah, ho capito. Oh, tipo linguette, linguette triangolari. Ah no, rettangolari, appunto. Ma è pasta corta o è pasta lunga? Non c'è nulla da fare, noi italiani finiamo sempre a parlare di cucina. Per forza, ragazzi, la cucina italiana è tanta roba davvero, quindi... Esatto, è pasta corta. Ah, ho capito. Ho capito. Poi Silvio manda un link. Che per il Covid 20 voglio averlo. Ah, ecco, media lunga, Salvatore, media lunga. Media lunga è così, allora. No, perché lo spaghetto è così. Media lunga, media lunga. Sì. Di là ne ho troppi. Io probabilmente acquisterò un altro spaghetto, così ne avrò tre. Io di Espro 2.1 ne ho due e poi c'ho un 1.3 fatta a mano, ok, ok. Mia mamma mi faceva le tagliatelle con i tagliatelle con i fagioli fatti a mano, no? Io mi ricordo che stendevo il mattarello, diventava tonda, poi tagliava striscette, buono, erano buone. Strozzapreti, cacio e pepe, ecco appunto. Vabbè ragazzi, sì, va bene. E che dobbiamo fare? Io ingrasso soltanto a parlarne. Ho fatto la trip. Orecchiette non c'era, sono favolose. Saltate in padella nella parte finale. Ma notizie Dan ne hai? Qualche giorno fa ha detto che era in quarantena. Spero scherzasse. No, Giordano, no, domani lo chiamo. No, non lo sapevo nemmeno che fosse in quarantena. Domani lo chiamo. Ferre, domani le mangio io le orecchiette. Fetosi. Alessandra, fetosa. Orecchiette, sono buone le orecchiette. Buone, buone. Le orecchiette ci vedi là per... Espo 2.1 in arrivo, Luca, e chiudo il cerchio per quanto mi riguarda, tanto alla fine i 10 dati sono sempre gli stessi, infatti. Amar, quando resti? Quanto resti ancora? Magari vado a recuperare il PC, che regge molto meglio la connessione. Sì, sì, ancora sono qua. Te devo dire, finché la gamba regge io non ho problemi. Anche se domani, pur essendo domenica, io comunque alle 8 e un quarto devo uscire. Però non ho problemi. Tanto le mangiate oggi con acciughe, ovviamente. Pesantine. No, io no con le acciughe. Io senza acciughe, pure io senza. Ok, vado, ok, sì. Fino a pranzo, grande ama. Grande Raffaele. Fino a pranzo, se mi regge la gamba, ragazzi, perché io dovete sapere che la gamba sinistra, che oramai è operata, una favola, la gamba destra invece ho dei picchi che ti entrano nel cervello, vi assicuro, è proprio, e non posso andarmi ad operare perché chi va in Emilia Romagna ora, come si fa? E quindi, e devo attendere, pazienza. Dai che per l'otto ti lasciamo stare, grazie Raffaele, grazie. Amar, quindi la tua prossima selezione salta, Ilario, io avevo calcolato di farla
metà maggio, fine maggio, ma non penso che non mi muovo. Non so, mi devo interfacciare ancora col chirurgo, ma ora vediamo, ma non penso che mi muovo. Ma Marcolino si è addormentato? Marcolino se n'è andato, Giuda. Ha salutato. Salvatore, sequestrato il cellulare di mia suocera che sto usando come modem. E vai. Tanto tua suocera ci deve fare col cellulare. Che ci deve fare? Ehi, Calcox, ciao caro, come sto? Alla grande. È un eufemismo, ma... No, Giuda, Marco in braccio a Morfeo. Sì, lo sta cullando. Ok, grazie, ma lei di che? È organizzata una maratona di svapo live, voi che potete. Noi appariamo e spariamo. Noi appariamo e spariamo. Sorrisi che l'aspetto di se impari a rigenerarlo bene, resa e tiro ineguagliabile. Per me appari meglio con il penalty, ma con limiti diversi. No, Luca, l'Espro 2.1 è tanta roba. Io è molto versatile sicuramente, ma io mi sono molto affezionato all'1.3 che trovo per quello che mi riguarda e per quello che ci svapo. Io qua sopra ci svapo solo il Barley. Per me è tanta roba, che poco da fa. Silvio, mettili a 480 così usi meno banda. A 480. Ah, Silvio. Io sto a 144. Inchi. Cioè, mi vedete da schifo allora proprio. Ah no, o la settate voi. Io a 180 Yuzu mi fai morire. Io tranquillo a 7.20 e io qua è settata a 7.20 perché non so nemmeno sta cosa che dice HD, HD, non so che. Non ho idea, non sono riuscito nemmeno a capire. Vabbè, ma comunque dai ragazzi, mi accontento. Allora anch'io sto a 180 sbagliati i calcoli. Alessandra, la matematica per te niente, eh? Sì, Salvatore, perché la connessione del cellulare è meglio stare bassi. E beh sì. Io ho un cerchietto bianco. Che non ha ancora smesso di girare in mezzo al video. Un cerchietto bianco. Ho anche rinfrescato, ha refresciato un cerchietto bianco. Ilario, non è che ti sei sparato qualche vodka di troppo. Un cerchietto bianco proprio. Io non lo vedo. Aspetta che mi guardo nel canale. Ma che sto coso che si spegne da solo, si addormenta, come funziona sto coso? Off. On, ecco, così ti frego. Allora, aspetta un attimo che mi guardo. Un cerchietto bianco. Mazza come si vede, una schifezza unica. Ma non c'è cerchietto, eh? Il cerchietto, io non ne vedo cerchietti. Ah, che bene, mi fa la doppia testa con l'ombra. Uno fa, già eri una testa di adesso, una doppia testa di sei un mostro. Va bene, dunque. Dunque. Perché qua non mi si muove? Chat dal vivo. Però forse gli posso dare anche una cosa. No, mi sa che è così, però non mi... Io oramai sono un maestro del control più e control meno. Eh sì. Aspetta, gli schiaffo il fatto apposta qua, ok. Dunque,
Io ho spento il PC che non ce la faceva stare seduta, mi faceva male. Ah, ti faceva male il C. A me fa male il C, l'F. L'F è un osso, non ci confondiamo. Poi c'ho un po' di S e mi fa male pure la R. Dai, va bene così. Ma l'Espro 1.0 l'avevo comprato, ma purtroppo non mi è piaciuto, per me è troppo dolce. Ma dai. Luca, a me no, io vabbè, ma poi sai, punti palati, le sensibilità sono diverse, e ci sta. Ciao Caramar, ciao Riccardo, anche io amo 1.3, ultimamente però mi legge male le resistenze, l'ho pure smontato, cambiato gli isolatori, ma niente, le resistenze dovrebbero essere, sono le leggi 1 e 2. Ma io non so se eri tu o non so chi altro mi ha chiesto questo fatto. Gli ho detto di cambiare la molla del pin sotto e di fare attenzione quando si builda, perché il positivo tende a spostarsi un po'. Lasciatelo sempre bene allineato col negativo e cambiate la molla, usate quello delle tendine, la tagliate leggermente più lunga, poco poco, dell'originale, che è più rigida la molla e ti tiene il pin meglio. E dovresti non aver problemi. A me no, io non ho problemi di letture, di cose varie. Beh, io oramai non vedo più niente, quindi che ve lo dico a fa. E Riccardo, questo è quello che ti posso dire. Me l'hanno già chiesto, pensavo fossi tu, me l'ha chiesto un altro tale e quale, gli ho dato gli stessi consigli. No, il cerchio bianco in campo nero appare quando la connessione di chi guarda è bassa. Ah, ok. Ma io sapete che sono ignorantissimo. Dunque, un abbraccio grande anche a te Riccardo. No, è quello che esce a volte quando inizia, ma poi sparisce, una cosa del mio, io avevo letto del mio bidet, invece il mio tablet, ragazzi, sono proprio, del tuo tablet, sei quasi Hitchcock, I mouse senza fili dopo poco vanno in stand by, per svegliarli basta premere un click. Sì, no, io ho spento, questo si accende e si spegne, mentre la tastiera no, è automatica. Sì, devi pigiare. Io non l'ho letto, visto che anche a me ogni tanto esce stasera. E la connessione, il cerchietto. Ma le lag di Sissi non le batte nessuno, sicuramente. Grazie molte, non ho capito però che molle intendi. Riccardo, hai presente le tendine che metti nelle finestre, che c'hanno quel... che tu le regoli, perché quel coso lo poi lo allunghi, lo regoli, no? C'è una molla dentro questo coso, delle tendine, delle finestre, che tu metti proprio a finestra, no? E si... c'ha la molla che fissi l'affarino, il reggitenda. Quella molla all'interno, io l'ho fatta vedere più volte, ce l'ho di là, c'ha il diametro che più o meno è come quello del 2.1, 1.3, la tagli leggermente più rigida, puoi provare. A me me l'ha procurata mia moglie, che ha smontato una di queste tendine, mi ha detto vedi queste molle possono servirmi, gli ho detto possono servirti a te sicuramente, ma a me servono proprio, paf, me le ho sequestrate. Dunque, e la collana con le palle che diminuisce la connessione a internet. La collana con le palle. La collana. La collana di chi? Paffa la moglie. Sì, certo. I reggitenda telescopici. Eccola là, il reggitenda telescopico. Scusami, Riccardo, perché giustamente lui è molto tecnico. I reggitenda telescopici hanno una mollettina interna. Sì, esatto. Grazie, Giuda. Grazie, un grande Giuda. Quei bastoni per le tende le vendono i ferramenti. Devi chiedere i bastoni per le tendine a finestra. Io sto dicendo le tendine. Sì, i reggitenda telescopici, sì. Ma con il professor Beatrice non l'ha toccata la collana. Ma di quale collana parlate? Mi sfugge sto fatto. Ah.
Mi devo spostare piano piano, va bene. Avevo la collana con le palle in una live di prova con Alessandra e Silvio e laggava di brutto, laggava la collana sola. Non ho capito a che serve sta molla. Allora, Raffaele. Allora. Questo è l'1.3, ok? Adesso io ti faccio vedere a che serve la molla. Allora, svito la parte di sotto, proprio quella, no, sì, giusto questa devo svitare. Giusto per farti capire, quando svito la parte di sotto, te lo faccio vedere montato senza che lo giro troppo. Come vedi, dov'è qua la con la grafica tridimensionale super a 18K. La vedi la molla? Questa molla e questo è il pin. Esattamente questa molla che io ho fatto entrare qui nel cosino del questo pezzo che ho tagliato è un pezzo della molla del coso telescopico di Giodà, esatto, del reggicavolicchio. Eccolo qua, lo vedi? Questo lo tagli. La ficchi qua con delicatezza violenta, la ficchi ficcata. Poi questo pin va nel cosino, poi lo devi andare a riavvitare così, siccome è più rigida, tende a far fuoriuscire di più il pin, che già è ridicolo perché fuoriesce, che ora non l'avviterò mai più, fuoriesce molto poco, capisci? Dai, su, non mi fare girare balle, controballe, e girati. Dai. Vediamo se l'ho messa giusta, perché a volte, se non va come deve andare, si fa poi un macellino. Ecco qua. Vediamo. Sì, è bella rigida. Cioè, comunque esce poco, non credo che esce più di tanto, perché quella è, però diciamo che fa sì che tu riesca a leggere poco poco meglio. Un pezzo del coso telescopico di Giodà. Eh sì, Giodà, tu il coso ce l'hai, telescopico. L'abbiamo detto, vabbè, non dovevo dire, ma. Ma quella volta la Sandro di troppo cappuccetto rosso a fianco al lupo. Mi sfuggono tante cose. Dunque, sei da morire da ridere. In che senso? Ah, Giodà, ce l'ha il telescopico. Giodà si può permettere il telescopico, ragazzi. Avete capito? Tra l'altro a molla. Ghiolo è un figurone, fa. A molla. Oh, cavoli. Ragazzi, non è telescopico, è idraulico, ce l'ha. Esatto, Giodà. E vabbè, Giodà si può permettere anche questo. Avevo una maglia rossa con cappuccio. Ah, ecco. Amar, dove posso acquistare i trip di quella lunghezza? Non ne trovo. Mi avevano detto Svapo Store. Mi pare, me li hanno regalati a me, però mi hanno detto Svapo Store, mi pare, se ci sono. E che vi devo dire? E che vi devo dire? A molla, a molla. Va bene, ragazzi, io devo andare a sgranchirmi un secondo, devo andare a bere un secondo, vi lascio con la musica, stuto qua, stuto là, stuto lì e torno là. Tutto qua, stuto là. E qua come si studa? Qua si studa così. Thank you.
Thank you.
Rieccomi. Scusate, ma tra una cosa e un'altra. Dunque, vado a mettere i pomodori secchi, va bene. Cala la pasta. Ho fame. Ai, olio, li vuoi mangiare anche Alex? Ok, parla di spaghetti. Va bene, diciamo che è a posto. Ok, perfetto. Telefono mitico glorioso, tutto con lo scotch, ma questo fa la sveglia. Ok, olive nere. Bene. Marcord ha una sveglia? Sì, uso il Nokia, boh, non mi ricordo, 22 22 00 1133 Giurassico, mi metto la sveglia perché l'altro lo metto sotto carica, ovviamente spento, quindi accendo questo che lo chiamo telefono di emergenza, il cui numero ce l'ha solo mia mamma e mia suocera. Non ci credo che hai una sveglia. Come non ci credi? Se te lo sta di. Se padre deve portare il caffè alla moglie e ci lascia di nuovo soli. No, nel senso che non lo porto perché lei adesso non va in ufficio fino al 30 aprile, quindi in ogni caso è domenica. No, diciamo che farò colazione, gliela lascio preparato in tavola, però poi le faccio prendere la pillolina che le deve prendere la mattina presto, quindi la sveglio, e poi vado, poi devo uscire, quindi lei poi prende il caffè con comodo. Non dormi mai? Come no? Io dormo più o meno 3 ore di notte e 3 ore poi il pomeriggio. Pomeriggio, diciamo che di solito dalle 6, dalle 18 alle 21 mi faccio un altro sonno, quindi 6 ore al giorno, più o meno. Oh, che bella notizia che adesso resta a casa tua moglie. Sì, sta a casa, sì. Eh sì, perché sono dovuto andare da medicina legale, quello che prevedeva l'articolo 26 del nuovo decreto secondo comma, e quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A parte che tristemente adesso è sempre domenica, esatto. Per me è tutto sempre uguale personalmente, nel senso può essere anche festa, che ne so, è uguale perché devo fare quello che devo fare comunque. E che devo fare? Stavo scherzando, Salvatore. Ma lo so, Alex. No, ma io in effetti dormo più o meno queste ore, più o meno faccio 3 ore e mezza di notte, circa 3 ore, poi me ne faccio di pomeriggio, sì. Ma nel pomeriggio proprio mi si chiudono gli occhi, a un certo punto devo proprio andarmi a riposare. E che devo fare? Tu dici, ma perché non puoi andare prima? Perché
No, anche se ti spiego, cioè di solito no, perché mia moglie tra una cosa e un'altra, poi si arriva a casa sempre intorno alle 3, 3 e mezza, mangi, fai e dici, si fanno le 4 e mezza, 4 e mezza pulisci, fai e dici, metti a posto, si fanno le 5, io a quel punto non vado a riposarmi, anche perché non, a parte in generale devo digerire prima, non riesco ad andare, cioè mangiare e andarmi a riposare non riesco. Seconda cosa, intorno alle 5, 5 e mezza faccio la solita telefonatina a mia suocera, che sì, ci tiene la telefonatina tutti i giorni, alle più o meno tra le 17 e le 18, solitamente intorno alle 17:30, e dopo mi posso andare a riposare. Quindi, ed è chiaro che poi la cena diventa chiaramente procrastinata di brutto. Esatto. Vabbè che la mia pennichella è quella del pomeriggio. Sì, io qua stacco tutto, citofoni, telefoni, lascio solo quello d'emergenza acceso, poi ciao a tutti. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te. La ragazza per me, Angela, io dico te. Non l'ho capita. Vabbè, ma io a quest'ora figurati. Tutte le volte mi immagino Amar che la canta. Ah, è una canzone. Se mi chiedi, ragazza, il mio Angela, io dico te. Ma che era quella di Checco Zalone? Forse. Eh sì, un film di Checco. Ci sono arrivato, sì, ma che te pare? Che io faccio finta, ma io sono. Cioè, a un certo punto, quando mi giro qua il lobo così, attivo i super neuroni. Quelli super atomici, capisci? Quindi velocità. A me una canzone, ragazzi, ci sono arrivato prima ancora che scrivo, cioè voglio dire, ci sono arrivato, esatto. Angela, sì, me lo ricordo, come no? Il mitico Checco Zalone. Dunque faccio la pipì, faccio la popò e penso ad Ange. Esatto. Alan, che lavoro fai? Ero un consulente aziendale. Ma questo dwarf, spettacolino puro, eh. Siamo qua a 15 watt. 3 volte il 90, insomma. Ragazzuoli, ragazzuoli, che vi devo dire, che vi devo dire. Tanta roba, che vi devo dire. Trecentoquaranta medici danno disponibilità per le emergenze in Calabria. Eh sì. È mantenuto dallo svapo, esatto, Iucio. Meno male che c'è lo svapo, che mi arrivano i bonifici, gli accrediti diretti, quindi, perché sennò. Ma perché mi si stuta stu Malanova? Ecco. Ah no, qualcuno l'ha attivato, forse sì, non lo so. Allora, io mantengo sì, continua così che il lavoro, se continua così che il lavoro facevamo, esatto, ignorante. Ah no, questa è stata lo sfavo ignorante. Esatto, gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi normali. Ah, ecco. Sempre della serie, ho ricotonato Espro 1.3 che fatica ancora si svitava tutto tranne il punto giusto. Mi spiace, ma il tank di plastica l'ho messo ancora sotto che pare si svita meglio. Io non so che problema abbiate con io, non ho nessun problema, lo svito con facilità. Io più che altro mantiene lo svapo. Questo mi pare più giusto.
Ancora devo fare il versamento sul tuo IBAN. Silvio, io capisco il momento, io non devo uscire, non devo uscire. Però questo diventa una di quelle ipotesi da autocertificazione dove tu metti necessità, perché è necessità mia che mi arrivi il bonifico. Ma lo puoi fare anche comodamente da casa, poi alla fine, dai. Uè, Tatino! Come stai? Io te l'avevo scritto su WhatsApp, non ho mai calcolato. Non so quando. Ho detto Tatino, ciao, come stai? Ciao. Come va, Tato? Quella Tato. Minchia, a tia, ciao Tato. Come la va? Io puzzavo di merluzzo, proprio come Dio Santuzzo, venditore di merluzzo al mercato di Milazzo. È uno scioglilingua. Abbiamo capito che in quarantena in casa comanda tua moglie. Anche senza quarantena. Tutti in coro. Ai 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 ai, Tato, fa piacere vederti, più che altro sentirti, cioè leggerti in questo caso. Buongiorno unico, è Gio dai sto cazzo. Ah, ecco sì, esatto. Ricordi che il mezzo tank in metallo lo avevi messo sotto per svitare per refill? Eccolo qua, io l'ho messo così il mezzo tank, è sotto. Lì a me non si svita mai facilmente, allora ho messo ancora plastica sul metallo. Ma che non si svita mai? Tu devi prenderlo da dove c'è qui questa rondellina, non troppo sotto, se no sviti. Da qua, tieni fermo così e sviti. Se poi lo stringi col pappagallo, chiaramente non ti si svita più. Giucio, se non ci fossi tu. Esatto. Adesso vengo in live con te. Mi manchi, Salvuzzo. E anche tu, in live, nel senso, non sono coccoso, se no. Ma la prossima volta parto con StreamYard. Tanto lagghiamo tutti, quindi faccio una live non a 6. Faccio partire tre live contemporaneamente. 18 cristiani, tutti collegati. Ah, dai, dai, Salvatore, passa a StreamYard che è entratato. Smacca le sissi, io posso pure passare a StreamYard, non è che. A tia Iugio, Alessandro lo svapo ignorante, cuoricino. Non ho nessun problema, se Tato mi dice passa, io chiudo questa e vado di là e attacco l'altra. Nessun problema. Perché farlo ripartire da qua, StreamYard, in effetti si potrebbe pure perché l'ho settato da qua. La pasta è pronta, ti raccomando, Giucio, al dente, anche perché è più digeribile, ti raccomando, non fare inchiappatine, che io odio le inchiappatine. No, Salvo, stai tranquillo. E mica ero agitato. No, no, ma a me fa piacere, magari domani ci becchiamo tutti da Salvo. Domani ci becchiamo tutti da salvo. Possiamo pure beccarci. Ciao Amar, come stai caro? Sono mesi che non ci si sente. Ciao Davide, carissimo. Ma io al solito. Diciamo che andiamo avanti. Da Sandro, ah ecco, scusa Sandro, sì, ho capito, ok. Domani lui c'ha la live alle 17:30, sì. Che poi l'orario che, bene o male, io sono entrato, i primi tempi sono entrato un paio di volte, mi pare sono andato, perché poi è il famoso orario che io poi mi devo andare a fare il riposino, perché sennò poi non reggo, capisci? Ho visto, ma già su Mac. E quindi poi diventa dura. I trasandroni, eh sì. Ma quanti nottaioli stanotte? Ma ragazzi, la notte è fatta per essere vissuta a casa, sempre però, in questo momento, a casa rigorosamente, e soprattutto in live. Esatto, in live.
La notte, ragazzi, la notte è lunga. E comunque ne rimarrà uno solo. Ricordatevi, è in live, eh? Intendo, non è che mi fraintendete. Non è che questo mi butta una pisciatina, no, eh. No. I pipistrelli dello svapo, sì, infatti. Scusa la mia assenza, ma purtroppo è stato un periodo molto impegnativo con l'università e tutto quanto. E dai, mi si diverte, lo so, vabbè, dai, non ti preoccupare, che problema c'è? In questo periodo non ci sono ladri che entrano a casa, no, sono tutti a casa, pure i ladri. Come si poteva perdere una live di Amarone a Saturday Night? Non si poteva, Giordano, non si poteva. Mi dispiace per i Coti Onze e i ricchi premi, ma prossimamente mi attrezzo. Hanno tutti paura, e infatti la storia si fa qui, esatto Giordano, la storia si fa qui. Si fa nelle live, in chi ha fatto crescere queste live della serie senza falsa modestia. Ma voglio dire, credo che noi abbiamo fatto la storia delle live in campo dello svapo, per come le abbiamo impostate, per come le abbiamo mandate avanti, insomma. A quei tempi, come live, c'era il nulla cosmico, soprattutto quando c'era la chat registrata, che registrava la chat, insomma, tanta roba, insieme a Tato, ad Homer, ne abbiamo fatte di cose, a Dan, a tutti voi, parecchi di voi. Poi certamente tutti gli altri, giustamente ho detto io no, e chiaramente, come è giusto che sia, anche tutti, oramai c'è un mondo di live, le fanno tutti, insomma, chiunque fa una live. E va bene così. Ma la live è nata qui, diciamocelo, dai, almeno nel vaping, lo dico, lo devo dire, non posso non dirlo. E dunque, sì, ma non è live seria senza il momento sponsor, ma quella è mattutina. Nella mattutina arriva lo sponsor che, come sapete, lo cito, è Valda. Non ce l'ho qui le Valda, ce l'ho di là, che posso finire? Però stasera abbiamo un altro sponsor, ragazzi. Sì, stasera sì, perché nelle notturne lo sponsor diventa Vamedia. Eccolo qui, Delta di Nolo, è sponsor, è una casa farmaceutica, ragazzi. Delta di Nolo, Fedrina pura, quindi sponsor della serata, quindi va bene così. E soprattutto per la brevità, le flash lo sapete e le live fin dall'inizio io ci ho tenuto a farlo sempre molto circoncise, nel senso proprio del termine, cioè tagliate, molto esatto e molto rapide. Invece molti poi le hanno fatte molto lunghe, vabbè. Sei Robin dello Sfa, e diciamolo. Ah, già che oggi era sabato, avevo già puntato la sveglia perché domani lunedì dovevo telefonare in banca. Esatto. No, domani non devi telefonare. Ma è più del Tarinolo. Lo so, bella, lo so, del Tarinolo, ma tu c'hai l'allergia, io non ho l'allergia. Anche mia moglie lo usiamo da tanti anni, però è l'unico che funziona per quello che ci riguarda. Circoncise nel senso del termine tagliate. Sì. Live secco. Che proprio brevi. Facciamo sponsor anche la mia band Antenna White Opera. Scherzo ovviamente, perché se a qualcuno interessa il prog potrebbe tranquillamente ascoltarci. E ascoltate Davide Piombino con la sua band Antenna White Opera. E forza, andiamo qui da Radio Amarcord. Chiaramente suggeriamo tutti gli altri colleghi, tutte le band. Stanotte Salvatore e Batman e Dio Robin. Esatto, Batman e Robin. Alexandra chi è? Catwoman. Giodà che può fare? Giodà lo vedo come Joker. Sì, lo vedo come Joker a Giodà. Quanto amore in questa live. Sì, qua sì, qui siamo pieni d'amore, ragazzi, non è che
qui l'amore regna sovrano, ma soprattutto non è l'amore, diciamo che è la sincerità. Ecco, quello che posso dire, io posso avere, anzi ce l'ho sicuramente, mille difetti, però cioè l'onestà e la sincerità è una cosa che rispetto a tantissimi altri, in generale parlo, mi contraddistingue, cioè io quello che dico sono. Magari tanti quello che dicono e quello che appaiono non sono, ma questo ci sta, è nella vita di ciascuno di noi. Invece io sono per come mi vedete e per come dico, cioè non sono polivalente, non sono esavalente, quelli sono i vaccini, io sono univalente. Io posso fare Alfred, io adoro il maggiordomo. Ma guarda, vestita da maggiordomo secondo me fai un figurone, ma nel senso, c'hai il fisico, c'è tutta bella, insomma, lì c'è un bel maggiordomo, sì, ci sta, mi piace. Ragazzi, che mi passa la Batmobile? Tanto amore per lo salvato, tantissimo amore. Comunque stasera non sento neanche il modem. Il modern Bahamas di Azaz su Espro 1.3, sbavato troppo, ma sì, dai Ilario, ma fatti un grappino, fermati un attimo, dai, un po' svapa in continuazione, fermati un secondo, rilassa. Alfred, mi passi un Ferrero Rocher? Ecco, Alfred è passale un Ferrero Rocher a Catwoman. Quanti anni hai, Amara? Raffaele, quanti anni ho? Ma si vede, 28. No, quelli ce li ha Danielina, no. No, no, io ne ho di più, ne ho 31 in più. Alla fine non è che ne ho moltissimi. Ti passo un biscotto, Alessandra, e vai col biscotto, con la Nutella sopra, spalmanta. Spalmanta da svapanta. Vabbè, donazioni per la Batmobile. Ecco, si può aprire una donazione. La Batmobile non l'ha fatta nessuno, quindi si può aprire la donazione per la Batmobile. Devo metterlo. Sono aperte le donazioni per la Batmobile. Vi raccomando. E dunque, qui ho trovato tanti zii. Oh, i miei non sono così simpatici. Grande Yujo. Buonanotte, Salvo. E a tutti, scusate, dormivo. Alessandro, lo so, ignorante, grazie per il video sullo strong, non c'è come gli altri, proprio non lo sopporto. Alessandro, buonanotte a te, buona domenica, buon tutto, stai a casa e stai in campana. Guarda, ma sinceramente mi manca solo un Purple Orchid e potrei essere tranquillamente Gandalf. Esatto, dai, va bene anche Gandalf. Ed è proprio questo che ti distingue dagli altri. Beh, non lo so, io sono così come mi vedete, punto, senza se, senza ma. Dunque, potresti raccontarci un po' come è iniziata la tua passione per lo svapo? Davide. Oltretutto molti personaggi dello svapo si adattano bene a quel film. Esatto. Alessandro, in quelli di Cyber Flavor non c'è nemmeno l'ombra del dolce. Grazie Alessandra per avermelo scritto in maiuscolo, così lo vedo meglio, perché in caratteri piccoli Alessandra ha capito che scrivendo più grande io leggo meglio. Grazie Alex. Vedete, le donne hanno questi spunti, queste sensibilità che noi uomini non abbiamo, diciamocelo chiaramente. Ora tutti non mi scrivete in maiuscolo, cioè era giusto per capirci. E Davide, per raccontarti come è passata, insomma, non basta la notte, è un racconto lungo. Magari qualche volta ve lo rifarò, l'ho fatto già altre volte, ma è un discorso pregnante. Io non ho trovato, quando le persone sono in gamba. Ovviamente 26 gauge, naturalmente, ma pure 24, se bravo. Tanta roba. Signori, scappo, vado sul server a giocare a COD. Ho torneo alle 3:15.
Ci becchiamo domani notte, baci sparsi a todos. Vabbè, quando finisci il torneo ci trovi qua, Tato, non c'è problema, vai tranquillo. Notte, caro, 22 gauge su punta da 6, va bene su tutto, perfetta per lo speed mini. Io suggerirei questa build per l'Origin Little, perché ti fa sentire degli aromi che non sentiresti con le normali coil e con i normali setup. Questa è proprio quella per... Si fa un po' fatica a chiuderlo, però alla fine se si sta attenti e millimetrici, una favola. Sul canale di Ambro c'è una live di Ambro in cui racconta la sua storia. Hai capito? Dai, bambino, sul canale di Ambro troverai la mia storia, che trovi anche sul mio di canale, perché poi l'ho rimessa, ma vai su quello di Ambro. Perché è grazie a quell'intervista. No, io l'avevo già raccontato in live prima, però poi lì chiaramente l'ho riraccontata. C'entra una spira, dai. Scalda un pelo il tip, è normale. Non dovrebbe scaldare, devo dire. Non dovrebbe. Strano. Vabbè, comunque se scalda troppo puoi metterci il controllo temperatura e ci vai alla grande. Risolvi. Comunque, Salvatore, aspetto con ansia la tua imitazione, un certo sfavosito su un coatto. Lo so, sì, quella la devo fare, ma la farò su un liquido. Perché non la posso fare su magari del materiale che mi viene mandato, insomma, perché... Poi io mando il link del video, quelli guardano e dicono: ma questo che sta facendo? Non capiscono, perché poi dovrei spiegare in inglese che insomma è... Allora sul liquido invece ci posso giocare un po' su. Ma la faccio, ti preoccupare che... Beh, me la sono persa, dai, andiamo a prenderci una cara, grazie per l'info. Davide, raccontarla adesso... significa che dovremmo prima iniziare a fare una spaghettata aglio e olio, giusto per riprenderci. Poi, mentre la comincio a raccontare, ci vuole un buon caffè. E a quel punto, data l'ora, non è che non ci puoi, non ci infili una treccia, un cornetto, subito. E quindi, sai, si perde poi molto tempo e non che il tempo non ci manchi, però, sai, diventa poi già il periodo è quello che è. Se mi metto a raccontare pure la storia, non sapevo il numero della tua live in cui ti raccontavi, altrimenti l'avrei citata. No, sì, quale? No, ma è una di quelle live, fu un caso, non so se era pomeridiano o serale, ma parlo di tanto tempo fa, che mi hanno chiesto qualcosa del genere. Io non l'avevo mai detta, non ne avevo mai parlato, e quel giorno ne parlai. Non mi ricordo manco io che live, pensa tu. Ma è una delle mie... Vi invito ad andare a rivedere tutte le mie... Mi pare che fosse una, comunque vi posso aiutare, vi do un aiutino, una che facevo alle 18, quindi la facevo il lunedì e il giovedì alle 18, quindi in una di quelle mi pare mi raccontai. Se là non la trovate, allora è una serale, quindi... Ne dovete vedere parecchie, perché le mie live sono davvero tante, quindi... Sono un po' tanta roba. Cellulare salva ampun, non ampun, né ampun, esatto. Tranquillo Amara, la spaghettata la offro io. Ma questo è un altro momento. Davide, sì, quella ci vuole. Oh. Una bella spaghettata, poi uno si fa una svapatina, poi comincia a parlocchiare, poi ci vuole un caffè. Un caffè normale, senza esagerazioni, però poi che fai al caffè? Caffè fatto a una certa ora, no, se non lo accompagni con qualcosa, che lo accompagni? Dunque, ora pensiamo a cercare buco. Esatto, ve lo dico per esperienza diretta, dovreste mettere una scaletta degli argomenti contenuti nelle live, altrimenti non si trova niente. È vero, Giuda. Le scalette, bisognerebbe poi conservarsi le scalette o perlomeno scriverle in descrizioni. Lo so, ma sai, le mie live non è che sono particolarmente preparate, senza... Quindi sì, però il tuo ragionamento lo capisco, lo capisco. Hypercube, io ancora sto aspettando una live dove parli dei tempi in cui con le BBS di scaricare il mondo... ma quella
Eh sì, lì si facevano cose inenarrabili. Sì, io avevo. Mi ricordo il modem, era lo Use Robotics. Tanta roba, tanta roba. La racconteremo, non ti preoccupare. I best moments si perdono, lo so, infatti. Ecco, la connessione incomincia a darmi problemi. Io non toccai niente, ho toccato, non mi sono mosso. Probabilmente è la tua connessione perché sei col telefonino. Più che altro va molto a scatti, è un problema solo mio, ragazzi. No, ma Davide, non è un problema tuo. Io qui sono in questo momento in wifi, per quanto mi hanno messo una cosa che lo potenzia, ma wifi è. Poi teniamo a mente che hanno abbassato le risoluzioni perché c'è molta congestione e connessioni di tutti i tipi, quindi lo so, ragazzi, un po' di pazienza. Ho capito. Ma questa è una live che in effetti, a volerla dire tutta, e dai, però che si poteva fare pure così, cioè, che problemi c'è? Non mi vedete a scatti. Non fate, mi sentite. Sentite la musichetta, non ci sono scatti, vedete logo e contro login e io credo che sia una cosa simpatica. Qual è il problema? Cioè non è che se mi vedete cambia, giusto? Gli strobotici, Zaxxer, che te? Eh beh sì, bei tempi sì, nessun problema. Buona saperti, ah, così non devo bestemmiare a volo. Esatto. Oh, così si dorme bene, hai visto? Perché a me me l'hanno detto tanti che concilio il sonno, soprattutto con i video molto lunghi. Che tanti hanno paragonato alle messe cantate, in effetti, e a qualcosa quindi servono. Quindi ho fatto recuperare il sonno a tantissimi che soffrivano di insonnia, tantissimi che prendevano psicofarmaci, prendevano tranquillanti, non li prendono più. Quindi basta e vedono un mio video e lentamente si addormentano dolcemente. È una gran cosa, a me è una grandissima soddisfazione, ragazzi. A vederti ti fai più compagnia, vedi? Chiama, trova sempre le soluzioni, giusto? Ma è sempre un piacere guardare le tue espressioni. Ma le vedete a scatti? Ah, ma la zona dello svapo, esatto, questo è un ASMR dello svapo, ASMR. Va bene, va, non posso togliervi questa aurea visione, dai, diciamolo. E vabbè. Ragazzi, ora vi saluto. Vi sto salutando a scatti, così. Vi aiuto. Poi vi saluto a scatti. Vedete il movimento e la svapata a scatti. La sbuffata viene a scatti. Così non ve ne accorgete. Vogliamo un video asma di Amar? Sono tutti a asma. Giuda, basta che ne prendi una da 35 minuti in su. Ti metti là e ti rilassa. E vai alla grande. Ho fatto recuperare, veramente, guardate, mi dovrebbero, cioè se mi dovessero pagare ero miliardario. Sì, perché ne ho fatti dormire tanti, tuttora dormono in tanti, quindi è una gran cosa. Cioè, se ci riflettete, c'è gente che spende un sacco di soldi per poter dormire, psicologi, si raccontano la vita. Vedete una live, ma anche un video, tranquillo, vi mettete lì, vi rilassate e vedete che fate un sonno splendido. Credi che supererai mai la Madonna di Mentana? Guarda, in posizione fisica giusta non ho nessun problema, cioè Mentana è un'educanda, insomma, cioè, lo vedo proprio, anche perché lui ha imparato dalle mie live, poi si è prolungato, insomma. E dunque, io prendo ArmaCore 13 mg, hai visto, funziona. Sto prendendo anch'io la tua scia, infatti quando guardo spesso il timer mentre registro per paura di fare video troppo lunghi, ma non ti preoccupare, ma tutt'al più la gente dorme, Alex. Fai del bene. Una maratona cinese, ma sì. A dire il vero ho quasi voglia di andare a letto. Ah, Ilario, se vuoi andare a letto, vai a letto, che problema c'è?
Ma se vuoi dormire meglio, lasciati l'audio un po' acceso. Io parlo in maniera tranquilla, non è che urlo, faccio e dico. E vedrai che questo suono, che può all'inizio sembrare una cosa che ti disturba, poi ti fa dormire. Capisci? Perché io ti dico concentrati, chiudi gli occhi, conta da 100 indietro. Sai quando ti mettono la mascherina per farti addormentare? Vabbè, quella è da 10. Conta da 10 indietro e ti addormenti felicemente. Dobbiamo organizzare una staffetta tra i vari canali. Sì, facciamo Teleton Svabo con i vari canali in collaborazione. Partiamo e facciamo, raccogliamo fondi. Magari potessimo raccogliere fondi, io lo farei volentieri per tante situazioni che ci sono. Poi in questo momento, figurati. Mentana 20 ore da pazzi, Raffaele, ma tu non hai visto niente, Raffaele, 20 ore, se stai bene, 20 ore sono niente. La spagnola dappertutto con gli elementi che abbiamo, esatto. Ehi Davide, un abbraccione, sta in campana, grazie a te. E scegliere il giorno non è un problema, per me sono tutti uguali. La svaparlo non l'aspettiamo, esatto, raga, per la maratona, tranquilli. Negli orari in cui si dorme mettiamo il fornaio. Ma non è che... No, noi, no, noi coinvolgeremo tanti canali. Canali seri, canali di persone... Gli amici, insomma, non è che possiamo coinvolgere tutti, 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 anche perché sono troppi, quindi non ce la facciamo. Quelli che di solito, insomma, ascoltiamo con piacere, quindi. La facciamo per raccogliere fondi per il nostro studio indipendente quando sarà attivo, magari. Ma perché no? Sì, infatti, potete tenere anche il tablet davanti per un po'. Esatto, bravo. Tu, praticamente, tieni il tablet, vedrai che ti addormenti col tablet. E farai un sonno tranquillo, ti sveglierai rinvigorito, altro che la papaya di Danilì, non c'è paragone. Parliamoci chiaro, eh. Ecco, esatto, Yuju, perfetto. Metto questo l'ho letto. YouTube una notifica 22 minuti, di chi è sta notifica 22 minuti fa, vediamo che c'è, ah, ma la mia arriva la notifica, saluta, salta sa salvo, salta sa salvo, siamo tutti qua adesso, salta da salvo, siamo, ah, c'è cioè unico svapo review, ah, ecco. Mi è arrivata la notifica della mia live sul salta. Grande. Ma è grandissimo. È proprio unico. Ma dunque, ok, ci sono 22 eroi che ancora ci stanno seguendo, 21 per l'esattezza, perché uno non si è sentito eroe, si è subito tolto, e posso immaginare anche chi, e che sono impavidi naturalmente. Ah, ecco, no, perché tu se caschi fai danni, perché vabbè che qui adesso non ce ne sono tante di box, ma quando casca questa bestia, aria, fai lo sconquasso, cascano tutte, casca. La devo mettere da sola in castigo. Ma solo 18 like, ah, i like non li vedo nemmeno, sì, ma vabbè ragazzi. Che dobbiamo fare? Viviamo di dislike noi, quindi non abbiamo problemi.
Siamo allo zoccolo duro di Amar, che detta così, ma sì, siete lo zoccolo duro, intramontabili. Pare un accampamento sta camera. Voi non la vedete, non ve la posso far vedere perché un accampamento, ragazzi. C'è di tutto qua. C'è rivestimenti, mattonelle, laminato, di tutto di più, guarda. Ce l'abbiamo fatto proprio uno sgabuzzino sta camera. Poi c'è qua stendini, attacca panni con vestiti. Che è? Che è successo? Che è? Cuori, cuori. Allora, aspettate, siamo solo lo zocco, ok. Ragazzacci, vi saluto, un abbraccio. È una mia di cuori dedicata a tutti gli operatori generali. Forza, sono d'accordo con te, Silvio. Non ho capito dove stai andando, perché tanto domani è domenica. Non si lavora in generale. Puoi stare ancora qua fino alle 5. Che fretta c'hai? Tanto non parli, quindi non dai fastidio e non disturbi i tuoi. Non mi dire che hai sonno, perché non ci credo manco se ti vedessi dormire. Buonanotte Silvio, buonanotte Silvio, notte Silvio. Notte Silvio, ti sei cagato nella stanzetta. Ma lui è il figlio. Sì, che vuol dire che il figlio sta dormendo? Che è il problema? Domani è domenica. Qual è il problema? Domani si dorme. Ah, ma la consuma i giga. Ah, per i giga. Ah, già, i giga della suocera si è già sparati. Ah, ok, Silvio, allora buonanotte, non ti preoccupare. No, vabbè, non avevo capito. Ma non ti potevi fare una scheda tipo quelle là, quei giga infiniti? Ce ne sono tante. Nel frattempo rigeneriamo e carichiamo un video su Instagram, sempre se non si blocca come al solito, certamente. Mo' entra Flavietto, ah ecco. C'ha i gigli della suocera, lo so infatti, lui c'ha i gigli della suocera, vabbè. Ma la suocera... Che ci devi fare coi giga? Scusate, non giusto per capire, che ci devi fare coi giga? La suocera. Ci fa niente. Li usa il genero. Che fa cose più importanti. Gambetta. Cambio posizione lentamente. Sì, perché devo... No, ma la sedia in sé è comoda, è la gamba che fa quello che fa, perché giustamente, che dobbiamo fare? Quella è, se no, se no non doveva essere operata, deve essere operata, ci sarà un motivo. Sciallo, questi qua proprio. Vabbè, ci facciamo un attimino qua. Ma ti dà fastidio quella operata o l'altra? No, quella operata, poveretta. Una favola, no, quella, l'altra. L'altra mi fa male proprio il femore, poi mi parte la sciatica che mi arriva al ginocchio ed è dolorosissima, fastidiosissima. E quindi questo anche quando guido, e quindi inevitabilmente, se quella fosse operata io a quest'ora, cioè mentana me lo calavo così, perché io facevo 4 giorni di live senza se, senza ma, ogni tanto mi portavano un pasto, mi dovevo alzare solo per andare in bagno perché anch'io sono umano, ma poi per il resto senza problemi. Invece così, sì,
si fa più fatica perché è fastidioso, vi assicuro. Io avevo mobile. Mobile. Ma che era quella cosa di Vodafone, là, quella. Sì. Ah, ma non era O, era H2O, non mi ricordo bene. 50 giga al mese non bastavano mai. Poi sono passato a Iliad. E poi. Sì, nuovo. Di nuovo. A meno prezzo e mi avanzano sempre anche usando di più il tablet. Esatto. Beh, allora basta aspettare un po', ma la prospettiva è ottima. Sì, Giota, ma io sono anni che aspetto. Cioè, la prospettiva sì, è ottima, ma tu capisci che bisogna aspettare un po', sì. Io dovevo operarmi, insomma, a maggio e chiaramente non sarà sicuramente possibile, quindi no, non sarà possibile, tutto è possibile, ma non mi sento di andare proprio nella zona, in una delle regioni tra l'altro più colpite, quindi insomma, non è il caso proprio. Cioè, magari torno con la gamba nuova, ma si deve vedere poi con cos'altro, quindi per quanto sono molto scrupolosi, però devo arrivarci là e stavolta non intendo prendere un aereo, quindi farò un viaggio in tappe a macchina, in macchina, il che significa fermate, eccetera, eccetera, quindi se la situazione è non lo posso fare. Dunque, allora basta, ok, HHO Mobile col mio telefono, anche modificando l'hotspot non funzionava, sono tornata a Vodafone con una promozione. Mi pare giusto. No, invece da quando sono passato a Iliad io non ho problemi. Sì, ho sentito che si lamentavano, qua non piglia, la piglia, poi non piglia. Ma io questi problemi non ho mai avuto problemi. Ci ho fatto diverse live flash mattutine on the road con Iliad, anche con Kena Mobile in effetti, però. Io aspetto di farmi le spalle. In 3 anni dovrei riprendere. Beh, sì, vabbè, 3 anni. Hai voglia, insomma. Comunque qui in casa prende decentemente solo Iliad nella stanza in cui faccio le live, perché è troppo lontano dal wifi e comunque l'incam ha l'upload limitato a 3 mega, figurati. Non ne parliamo. Iliad si prende bene la bomba, infatti. Io ho una scheda Wind dentro un modem Huawei, giga limitati, e a 12,90 mese. Vada Dio, infatti. Peccato che lo fanno solo aziendale con partita IVA, vedi? Io ho ripetitore Vodafone a 40 metri da casa, HOS sotto Vodafone. E infatti, sì. Pure che andava bene, ma 15 euro sono esagerati al 5. Sì, perché quella promozione, no, quella promozione è conveniente se vieni da Iliad e da, mi pare, Posta Mobile. Da qualsiasi altro paghi 15 euro. È una cavolata. Ma tanto è così. Che ci devo fare? Ragazzuoli, è così. Spendo 5,99 e io mi pare pure, perché io ho la prima Iliad, quella che era, mi pare, 30 giga. Sì, 30 giga. Per sempre. Eh sì. Io pure 30 giga con Iliad, ma sì, infatti.
No, non è male, cioè, voglio dire, piano piano poi sta mettendo anche i suoi ripetitori. Non è male, dai, ragazzi. Anzi, ha portato una bella ventata, no, nel mobile. Con queste situazioni si sono poi dovuti adeguare tutti gli altri, insomma, anche se nessuno scrive per sempre come loro, però staremo a vedere. Sì, che dobbiamo fare, ragazzi? Movimento lento della gamba. Eh sì, lento lento, perché si fa un pochino di coso e poi spostamento. Ogni tanto devo cambiare la posizione perché mi dà fastidio, eh. Ragazzi, oh, così è, quindi. Sto usando la Chroma R di Innogin e mi piace molto, visto che bel video di Solo per Svato. Mi pare che l'ho visto quel video della Chroma R. Mi pare di sì. Mi pare, eh. Ultimamente non ne sto seguendo tanti, devo dire. No, io di solito li seguo quasi tutti, ma ne seguo parecchi. Ma ultimamente un po' meno, ma per un sacco di motivi, perché poi vai avanti, vai indietro, insomma. Ti perdi dai pezzi, delle cose, insomma, che devo fare? Yamar, gli hai fatto anche tanti complimenti. Hai visto? Mi ricordavo che l'avevo vista quella. Ma in effetti come gira i video lui, a me piace molto. Molto bravo. Ti sei perso la mia prima live, è vero. Sì. Me la sono persa. Lo so, ragazzi. Ne perdo, sì, di live purtroppo, perché poi il problema è che quasi tutte le live, giustamente, iniziano intorno alle 21, che per me è un orario che dovrebbe essere normale, eh. Ma per me non lo è, perché inevitabilmente mi trovo. Difficilmente alle 21, difficilmente, non è facile. Lo vedo un attimo, vediamo un po', magari col tempo. Cioè, per fare una live alle 21, per seguire, mi devo proprio organizzare. Sì, figurati, sì, mi rifarò certamente. Mi devo proprio organizzare. Cioè, stasera avete visto un classico caso. Non sono riuscito a partire prima. Vabbè, ma oggi mi dovevo, come dire, organizzare, cioè via dicendo. Ora, meno male. Sì, una prossima volta posso partire, ecco, 10 minuti prima. No, no, posso partire prima. Il problema delle 21 è che quando faccio una live alle 21, io alle 22:30. Poi devo mangiare, quindi come faccio? La live di mercoledì del pianeta sulle batterie non ha prezzo. Sì, non l'ho vista, ma ho visto il titolo, mi è arrivata la notifica. Non l'ho potuto seguire in diretta, ma. Uè, Mappe, ciao caro! I nottamboli ci sono, non è che, voglio dire, ci sono i nottamboli che entrano in chat, che partecipano, che danno un saluto, e poi ci sono i guardoni, che sono quelli che ci sono, ma non si palesano, perché giustamente non hanno cosa dire.
Bisogna iniziare la live alle 23:30. Ecco, perfetto, per me è un orario perfetto. Ecco, io, ecco, alle 23, ecco, un orario che sì, se mi organizzo posso iniziare. XBit, ragazzi, vi lascio pure Instagram, si blocca il caricamento. Buonanotte XBit, grazie per aver partecipato alla live, davvero. Una serena notte, una buona domenica e naturalmente stai in campana e stai a casa. Per esempio, ecco, io live su Facebook. Forse la provai, ma non mi ha mai attizzato fare live su Facebook, devo dire, ma proprio niente. Qua devo arrivare così, a posto, qua posso rimettere. Ok. Facebook ha distrutto lo svago, sì. Voglio dire, sono pochi, diciamo così, quelli che seguo su Facebook. Ma molto pochi. Non mi attizza. Infatti se continua a laggare così, stacco anch'io e recupero domattina. È snervante. Lo so, sì, ma ve l'ho detto io. Se io praticamente vado così, voi non vedete nessun lag. Non vi snervate, la mia voce la sentite. E come si suol dire, c'è il nero cosmico che vi accompagna. Quindi siete a posto. Diventa un podcast live. Ma lagga anche la voce. Ah sì, pure la voce lagga. Non mi dire. Pure la voce, non me l'avete detto la voce. Quindi è veramente un mega galattico, insomma. E che dirvi? Posso scrivere i cartelli? Ho capito, no? La voce no, lagga pure la voce. Pam pianino, sì. Proprio la connessione va a tratti, non sei tu. La voce no, la voce sì. Ragazzi, mettetevi d'accordo. Io comunque posso scrivere su fogli. Scrivere direttamente in chat, posso mandare piccioni viaggiatori con cartine per i pizzini scritti in modo tale che poi appena arrivano possiate leggere. Certo, c'è un po' di tempo che uno deve aspettare. Io mi impegno, eh. Non sei tu, la nostra canzone non è in ba. No, ma sono anch'io perché sicuramente non è che la mia maniera splendida, ragazzi. Che devo fare? Che dobbiamo fare? Per il diavolo mi cancellai 10 anni fa, quando i tagli usavano ancora in pochi, con la voce faccio la gioia per il titolo e ma infatti Alessandro, sì, sono d'accordo. No, Amar, pensa a Greta, gli alberi. Pensa a Greta, per la carta dici, ho capito, La carta, diciamo che però naturalmente mi riferisco mappe a pianeti,
pizzini di carta riciclatissima, cioè della carta che praticamente da una parte c'è scritto non ha importanza, e la parte bianca, i pezzetti di carta bianca, ecco, riesco a fare i pezzini così non faccio un torto a nessuno. Eh sì, no, appunto. Scriviamo solo i piccioni. Ma poveri piccioni, dai. Poi non ti devi preoccupare di Greta, ma ti devi preoccupare del wifi, non del wifi, di quelli che si preoccupano degli animali, mi sfugge, ma comunque. È perché poi so cavoli. Su carta igienica poi la ricicli, è fattibile. Diciamo pure che posso non su carta igienica e poi la riciclo, su quella già usata e riciclo quella usata. Mi sembra intelligente. Il WWF, grazie, sì. Si può benissimo usare della buona carta igienica già usata, naturalmente, non diciamo così di primo pelo, nel senso di primo genere, la parte insomma, diciamo così, quella finale, perché quella puoi scrivere un po' di più perché poi insomma diventa più complicato, mandi quella e sei a posto. Greta non si può arrabbiare, perché comunque la carta igienica che fai con le mani, in qualche modo ti devi, ecco, quindi là la carta non c'è né Greta né niente. E quindi si può anche fare. Si vede, si conserva adeguatamente, la si lascia un po' all'aria aperta per ovvi motivi, dopodiché uno scrive negli interspazi, arrotola. Si può anche mettere, come dice Ilario, in un atomo, e lo leghiamo a un falchetto. Questo pezzo lo registro. Una lavagna, sì, anche, ma una lavagna come la mandi? Ah, posso scrivere su una lavagna, tu dici. E mi devo procurare una lavagna, faccio vedere la lavagna, non è male l'idea. Vabbè, ma è inutile che qua praticamente parlate, è come giocare col 3-7 col morto così. Io sarei il morto, quindi appunto meglio che mi si veda. O Paint, sì, ecco, troviamo il modo, ragazzi. Cioè, in qualche modo se lagga così tanto, cioè nella giungla c'è il tam-tam, però anche il tam-tam lagga. Cioè, se lì tu fai il tam-tam e te lagga, ti cambiano le parole. Cioè, tu il tam-tam ha un ritmo, no? Che ha un significato, ma se ti lagga, ti cambia il ritmo e succede un macello, perché non si capisce più quello che stai di. È normale. Sì, il tam-tam. O i segnali di fumo, ma anche i segnali di fumo, se lagga, i segnali ti arrivano laggati e quindi tu non capisci più quel segnale che vuole dire. Quindi l'unica, secondo me, ripeto, la più fattibile è quella della carta igienica. Sì, quella secondo me è più funzionale. Tra l'altro non facciamo nessun torto perché il piccione viaggia. La tiene poi col becco, la tiene col, è così che la fa leggere e poi la va a buttare nei campi perché fa anche da concime in questi casi, quindi siamo proprio pro natura, abbiamo il pollice verde, ragazzi. Lavagna virtuale, così non sprechi gessi o pennarelli cancellabili, anche. 20 anni fa non c'erano gli SMS, sì che c'erano gli SMS, penso che ci fossero. C'erano gli SMS, poi sono usciti gli MMS. Sì, ma si può anche scrivere, si può fare un gruppo, si fa un gruppo su WhatsApp, su Telegram, quello che è, e si scrive là. Quello non lagga. E però finisce il senso della live, ragazzi. La live è un momento di aggregazione. Se diventa tutto pizzini pizzini, piccioni piccioni, che famo?
Alessandro, non so quanti anni hai, ma 20 anni fa c'erano, e come, gli SMS? Sì, infatti, il primo cellulare nel 98, 17 anni, e c'erano. Esatto, sì, no, c'erano, e come. Gli SMS ci sono da tanto. Dall'inizio, forse gli MMS sono arrivati un attimino dopo, perché erano quelli che mi pare si poteva legare l'immagine. Veramente con gli SMS una volta si faceva. Oggi ho bruciato nel camino sotto tanti ciocchi di legno vecchi, anche di 30 anni. La cenere la uso nell'orto come concime, contiene tanto potassio. Esatto. Ma non solo la cenere, pure il fatto della carteggia, quella funziona. Ok. E costavano un botto gli MMS, è vero. L'MMS era una grandissima conquista. Se ci pensate, adesso non hanno più senso. Come si può dire, quasi gli SMS alla fine. Sì, con gli MMS c'era già, ricordo, 50 centesimi l'uno, ma sì, infatti, gli MMS. No, vabbè, gli MMS sono usciti forse prima del 2003. Forse sì, c'erano. No, gli MMS già c'erano prima. Non c'era l'euro, l'MMS c'era però, perché i telefonini con l'MMS erano tanta roba. Ricordi quello che vendeva le suonerie polifoniche? Come no? Cioè, cellulare che aveva le suonerie polifoniche, era già una conquista. Addirittura potevamo mettere le suonerie nostre personalizzate, tanta roba, stiamo parlando della. Se non ti funziona internet, gli SMS ti possono salvare la vita, è vero. È vero, sì, gli SMS va bene comunque, è vero. Ne avrò mandati 5 in vita mia. E vabbè, perché tu sei ragazzo, quindi sei giovane. Chiaramente voi siete tutti connessi tra WhatsApp e compagnia bella, non si usa più. Però in effetti, se non hai una buona linea, WhatsApp non ti entra, l'SMS arriva comunque. Vero. No, io dico gli MMS. Ah, pure io MMS forse per prova, ma mai usati. Infatti quando sento il suono di un SMS non lo ignoro mai. No, no, chi si ignora? I suoni di MMS li guardo, sono le notifiche di corrieri, cose. Voi pensate che via SMS. Aspetta che. Me ne leggo uno sul mitico. Messaggi ricevuti. INPS informa. Gentile Angela, eccetera, eccetera, per emergenza coronavirus si rinvia la visita del giorno, eccetera, eccetera, pertanto riceverà una nuova convocazione. Sì, perché aveva la revisione della sua invalidità e chiaramente era il 2 aprile, ma. Ma chi ci andava a visita? Via SMS. Incredibile. Tu dici, ma ci sono le PEC, le PAC, le PUC? No, SMS. Che giovane, cioè 39 anni. Oh, hai perché c'hai 39 anni? E sei ragazzino, che vuoi? Vuoi mettere? Sì, Alessandro, tutte le mattine svuoto direttamente nel giardino dal balcone anche le bustine da del tè, esatto. Sei più connesso te che molti giovani. Bah, non lo so, io ai tempi della lira ero ragazzino e tutti i Natali con Vodafone, che ai tempi si chiamava Omnitel, esattamente. Aspettavamo la Christmas card per poter mandare gente, è vero, perché è vero, me lo ricordo anche perché io ho lavorato. Tra l'altro nel marketing di Omnitel tanto tempo fa. E mi ricordo che chiesi a Omnitel, ho detto, vabbè, ma con tanti negozi, ma fatemi conoscere, fatemi incontrare, ma più che altro proprio per stringergli la mano.
Allora, mi pare che si chiamasse Megan Gale ed era lo sponsor insomma, la testimonial lo è stato per diverso tempo di Omnitel, perché allora era Omnitel. E cioè, ti scrivono buon Natale con una lettera per SMS, mi del mio primo operatore, 200 lire di scatto di risposta, se non ricordo male, adesso io non ricordo, ma quella australiana, sì, una gnocca colossale, ma perché va, non capisco perché va in moderazione, ecco, grazie, sì. La gnocca colossale è Calè, cioè la gnocca è il femminile di gnocco. Se uno dice uno gnocco colossale che va in moderazione, no, però la parola gnocca, certamente YouTube capisce perché YouTube c'ha l'algoritmo super intelligente. Ma gli SMS hanno fatto disimparare completamente l'italiano, sicuramente sì, con tutte quelle abbreviazioni, le K. Che cosa fai stasera? Era scritto con KE. Cioè, veramente le abbreviazioni. Gnocca, vedi che gnocca, no, vabbè, ma quando va, la gnocca va in moderazione una sola volta, le altre volte poi l'algoritmo non ci piace la cosa e non la manda più in moderazione, evidentemente. Chiama lo scemo l'algoritmo. Ci sei, esatto, il ci sei era un classico. Poi c'erano le abbreviazioni che non capivi, che non erano per SMS, ma pure sui prodotti. Cioè io mi ricordo una nota bibita che ricorderete, si chiamava 7 Up, era scritto così, ma io la leggevo 7 Up, non mi veniva 7 Up, per me era 7 Up. Lo so, e che devo fare? Eppure, poi mi fecero notare, guarda che non è 7 Up. Ah no, è che è 7 Up, ma dai. Ammetti, mi ha proposto un intervento alla tariffa mensile. Io ho preso un'altra tariffa a consumo SMS a metà prezzo, 73 più costa. E io uso il cellulare solo per SMS e chiamo col tablet. Pensate. Beh, sì, le abbreviazioni, le scritture tutte circoncise, perché quelle sono scritture circoncise, perché sono tagliate da tutte le parti. Ma molta roba, veramente molta roba. Come negli anni 90 il mondo era più vario e affascinante. Sì. Vabbè, non c'erano gli smartphone. Con l'uscita degli smartphone è cambiato tutto. È cambiato tutto. Cioè, dai. Chi è che non aveva vi ricordate il Motorola, quello, come si chiamava lui? Ma quello, insomma, famo quello con lo sportellino, insomma, tanta roba era. Cioè adesso no, veramente non hanno senso queste cose. Cioè siamo fuori. Cioè adesso è cambiato tutto. Lo StarTAC, è vero, lo StarTAC. Lo StarTAC, Maria. Lo StarTAC. Ancora mi ricordo quando mi è volato dal quarto piano lo StarTAC. Maria, sembrava che c'era una mano che me l'ha preso dal taschino qua. Io ho inciampato per uscire dalla finestra della cucina, era estate, camicia, maniche corte col taschino, era qua, fum, è volato, casca nel balcone, sul balcone. E non so per quale strano effetto, manco se lo avessi riempito di sciolina, scivola, scivola, che tu lo vedi lentamente scivolare, ma non hai la prontezza. E lo scatto felino va sotto l'inferriata del balcone e casca. E mi ricordo, casca, lo vedo cascare. Pa! E vedi tanti pezzi. Ta, pa, 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 ta, ta. Raccolti, rimessi tutti insieme, funzionava perfettamente, nessun danno, insomma, grandissimo.
quello, ma sta a posto. Che, ragazzi, io vado, quella che i medici chiamano fatica inizia a farsi sentire, non prenderò sonno, ma almeno cercherò di riposare gli occhi e la mente. Ciao Sissi, davvero un bacione, grazie di aver partecipato e ci aggiorniamo quanto prima. E naturalmente sta in campana, mi raccomando. Noi sforniamo con lei. Se scrivevi un SMS con lo start tag dovevi sapere il numero del destinatario a memoria, perché se lo andavi a cercare in rubrica il messaggio si cancellava e dovevi scriverlo da capo. Non me lo ricordo perché ho usato quasi per niente gli SMS. Però indubbiamente se tu lo ricordi sarà sicuramente stato così. Bella sola però. Vabbè, ma a quei tempi i software erano così. Era ben un'altra situazione. Peccato che il comune ha speso 20 milioni per riparare la buca della strada fatta dallo start. No, no, è caduto nel cortile interno. Poi non si è fatto niente perché erano resistenti, li facevano bene. Cioè, quello era il tempo che probabilmente, ma anche prima, le cose le facevano che duravano. Poi hanno capito che duravano troppo e hanno cambiato i materiali per farli durare giusto 2 anni, così scade la garanzia e poi lo devi ricomprare. Ma una volta era veramente duravano, le cose duravano assai, però la gente poi giustamente non ricomprava. Quindi hanno fatto due conti, hanno detto: ma perché farli durare tanto? Facciamoli durare 2 anni circa, poi tra cosa e cosa. E infatti, se vedete, è cambiato il mondo sotto tutti i punti di vista. Come si chiamava quel messenger di Virgilio? Quello non me lo ricordo. Bella prossima, ragazzi, grazie per la compagnia. Salvatore, ci vediamo la notte di sabato domani pomeriggio. Ciao Sissi, ciao carissima, un abbraccione. Dicasi obsolescenza programmata, esatto. E poi è stata condannata ad una multa per questo. Ah sì. Figliuoli, figliuoli. Certo, una live che va a scatti così, non so se lasciarla o non lasciarla, boh. Perché se è incomprensibile, che senso ha? Comunque vedremo, dai. Perché se è proprio incapibile. Di solito le live non le ho mai cancellate. Ma mai. Ma mai, mai, mai. Non è malvagia. Ma dici che rimane a scatti anche registrata? E che ne so io. Lo start era un'altra tecnologia, poi arrivò la rete GSM con il Motorola 8400-8700, a seguire Nokia, Nokia, Sony e Philips, è vero ma... È vero proprio. Verissimo. Bei tempi però. Sì, i cellulari sono importanti. Mi ricordo quella volta che siamo rimasti chiusi in un cimitero con mia moglie e mia suocera. Non c'erano i cellulari. Non abbiamo capito che il suono di quella campana che suonava in un modo voleva dire affrettatevi, stiamo chiudendo. Noi invece giravamo perché poi quando vai in un cimitero, no? Poi fai anche un giro, vedi tante cappelle fatte bene pure, e quindi ci siamo soffermati un po', la temperatura era tiepida, più del dovuto, perché chiudevano alle 17 e ancora era giorno. Quando siamo arrivati al cancello l'inferriata enorme era chiusa. Siamo morti.
e vedevamo al di là dell'inferriato un telefono a gettoni. Come ci arrivavi? Abbiamo aspettato, detto se ci mettiamo a urlare qua non passa l'anima. E certo, le anime sono passate tutte a miglior vita. Poi invece il custode ha avuto un ripensamento, nel senso se n'era andato, aveva notato una macchina parcheggiata, poi è tornato indietro perché ha avuto il dubbio che qualcuno fosse rimasto, e meno male che a quest'ora eravamo ancora là. E ci ha aperti. Un'avventura incredibile. No, non siamo rimasti di notte, no, abbiamo aspettato un'oretta, nel senso che il custode se n'è andato, evidentemente nella sua mente gli è rimasta focalizzata quell'unica macchina che era parcheggiata lì, e lui poi ci ha ripensato, ha detto, ma non è, gli è venuto, come dire, lo scrupolo ed è tornato. Custodi che non esistono più, naturalmente, e ci ha visto dietro quell'inferriata. Ma io ho suonato le campane, ho detto, ho capito, tu suoni le campane, ma che sappiamo noi che le campane vuol dire? Mettiti un microfono e con voce tranquilla, senza urlare troppo, perché mi rendo conto, siamo in un cimitero, dici, signori, gentilmente, affrettatevi che stiamo chiudendo. Ecco, se tu mi suoni le campane e fai quattro tappe delle campane, tim, tim, una musichetta, che vuol dire affrettare, io che ne so, la musichetta, non la conoscevo nemmeno. È normale che poi uno non si è reso conto, il tempo è volato tra una cappella e l'altra. Che dobbiamo fare? E lì capisci l'importanza di un cellulare, che non c'erano ancora. Lì hai un cellulare, sei a posto, puoi chiamare qualsiasi numero, insomma, risolvi. Invece non ce n'erano, e il bello che vedevamo il telefono fuori a gettoni rigorosamente. Ci sono cose strane nella vita che uno gli sono capitate. Hai voglia? Rimarranno nella storia. La SIP c'era, sì, come no. La SIP, c'erano tutte cose che non esistono più. Come no, la SIP. La SISAL. Ah, SISAL è rimasto, però allora hai giocato la SISAL. Non è che c'era un classico giocare la schedina. Ricordo, mio padre ha sempre giocato. Giocava sempre due colonne, o due colonne o quattro. Mai vinto una beata, però ci studiava lì una settimana per farsi quelle due colonne. Era un rito. Cambiare il mondo. Quando si telefonava senza prefisso, come no? Prefisso per le interurbane, certo. Cambiato tutto, il tutoraccio il sabato pomeriggio, sì, c'erano delle cose classiche, no? E tu ci tenevi, insomma, no? Era un appuntamento importante, la giocare la schedina era tanta roba. Poi con l'avvento dei computer, i sistemi, le cose, però ecco, tanta gente giocava le classiche colonne. Quando si diceva hai vinto al totocalcio, era roba da ricchi. E poi è scomparso pure quello, bene o male. Sono subentrate, poi sono arrivate le scommesse. Cambiato proprio. Certe cose mi mancano, devo dire. Cioè, certe cose le avrei preferite come erano. Sicuramente. Certo, qua mi dice frame saltati. Una marea di frame saltati, è chiaro, no? Eh sì, è per forza.
Ma cosa? Proprio una marea di frame saltati. Dunque, la Tris. Il Teletutto, oggi c'è il Pornhub, infatti. Vero, vero, Giulio? Sì. Bei tempi, dai, ragazzi. Veramente bei tempi. Ma questi tempi sono finiti. Va bene, rimarrà solo uno, ma non sarò io. Vado a nanna, grazie alla compagnia. Buonanotte, Ilario. Un bacione, sì, anche io ora. Ora smetto, ragazzuoli, perché. Ma non per altro, perché è complicato riuscire a stare molto a lungo qui. No, sulla mia sedia, la poltroncina di là, riesco a stare di più, sì. Qui, per quanto ho messo il sotto bello soffice, però. Alla lunga, si fa fatica. Fa fatica perché la gamba, poi la sedia è più bassa del normale. Si fa fatica, ragazzuoli. Quindi non vi dovete dispiacere. Io lo sapete che sarei rimasto per fare anche, ecco, due maccheroni fatti in casa, nel senso che li facevamo fisicamente con l'impasto, fusillo, due alla volta, e però purtroppo ci sono anche queste esigenze che al momento prendono il sopravvento. Ma non è questione di sederino, io non ho problemi con quello, ho problema proprio col femore, con l'anca. C'entra niente, non è un problema cioè alla Silvio, allo Svapo Six, cioè che sulla sua sedia gli diventa quadrato. No, no, io non ho problemi di questo perché c'ho quello che lo fa stare comodo, quindi sta passando le manifestazioni in questo momento da vicino a casa e vabbè, a quest'ora passa. Spruzzano antibatterico. Con i ferretti degli ombrelli si fanno da noi? Sì, anch'io uso il ferretto dell'ombrello, però quello classico era, mi pare, tipo di legno. Però sì, anch'io uso il ferretto due alla volta. E poi ovviamente quello molto lungo, perché ricordo mio papà che me ne faceva uno lungo lungo, bello, grosso, massiccio. Perché a me piaceva tanto lungo. Quindi lo faceva lungo per tutta la lunghezza del ferretto. Vabbè. No, per dire che ci vuole, fai l'impasto, fai, poi falli, tagli, li fai, li fai. Ma per dire, è un problema che non è legato al tempo, né tantomeno una questione di postura, diciamo così, deretana. No, no, è un problema proprio di gamba che tanto oltre qui in queste condizioni non può andare. E quindi figliuoli, pur con grande rammarico, ma io qua dove sono? Che non mi vedo più. Ma ci sono, non ci sono. No, ci sono. Ah, eccomi. Dicevo, con grande rammarico mi accingo a salutarvi, non farò partire la sigla che andrà a scatti, non me ne può fregare di meno. È che pure è finita la musichetta, è finita la musica, pensa tu, ha superato, quindi che questa dura 3 ore, certo. E quindi vi saluto, vi mando un abbraccione a tutti quanti, a tutti quelli che avete partecipato, a tutti quelli che si sono connessi, non hanno partecipato, ma si sono comunque connessi, a chiunque, quasi a chiunque. E per il resto ci aggiorniamo. Quanto è possibile, a quanto prima, vi raccomando, state a casa, vi raccomando davvero tanto e fate sempre molta attenzione, soprattutto chi deve uscire, è obbligato a uscire, state in campana e
E ci vediamo quanto prima. Buonanotte a tutti, ciao Giordano, ciao Giugio, Ipercube, Raffaele, quelli che vedo così al volo e tutti gli altri naturalmente. Sogni belli a tutti, davvero. Quindi qua ora mi devo togliere il fatto apposta numero uno, il fatto apposta numero due, è tutto un fatto apposta qua. E dov'è? Questo è il fatto apposta numero uno, ciao microfono.